certo molto difficile, diciamo, in un'unica, anche se ieri in un'unica sessione, ieri abbiamo in fondo aperto le danze platoniche, ma insomma è molto difficile poi concentrare problemi enormi quali quelli che ci siamo assegnati in uno spazio tutto sommato breve, per quanto poi Angelo abbia preannunciato barra minacciato che oggi potremmo forse continuare a oltranza, insomma. Scherzo, continuiamo fino al limite umano di sopportazione. Allora, io cercherò quindi di adottare un taglio nei primi cinque libri della Repubblica che consenta di cogliere il più possibile questo rapporto tra la dimensione teorica e quella della praxis. Allora, i primi cinque libri della Repubblica sono cinque libri che vengono chiamati Peridica ius iunes. E peri col genitivo e un complemento di argomento, vale a dire hanno a che fare con la dica ius iune. Quindi la domanda socratica che presiede a questi cinque libri, ma in fondo anche agli altri cinque, ai cinque restanti, è la domanda ti esti che cos'è he dica ius iune, che cos'è la giustizia. Potremmo anche declinarla nel primo e nel secondo libro, ti esti to dikaion, che cos'è il giusto, sottintendendo ek nomu, che vuol dire secondo legge. Ma lo chiariremo presto. Quindi il tema dei primi cinque libri è il grande tema della giustizia politica, perché la Repubblica comincia con una falsa partenza. I primi due interlocutori di Socrate, che sono padre e figlio, Cefalo, che è un ricco meteco, padrone di casa, padrone di questa magnifica villa al Pireo in cui è ambientato il dialogo, e suo figlio Polemarco, in realtà sono degli interlocutori che potremmo definire tranquillamente, filosoficamente, deboli, molto deboli, cioè non sono degli interlocutori all'altezza dell'interrogazione, del domandare, dell'elenkos, cioè della confutazione socratica. Non possono competere con Socrate. Non può competere Polemarco, chiedo scusa, non può competere Cefalo, che è un vecchio dedito nella vita passata agli affari, alla costruzione di un patrimonio, costituzione di un patrimonio, e contraddistinto da un sistema di valori, da un ethos che noi con un anacronismo potremmo definire borghese. L'ethos di Cefalo è, i valori di Cefalo si riducono, potremmo dire, a dei valori di etica mercantile, quindi non mentire ai clienti e dare a ciascuno il dovuto. Morire senza debiti, andare in un certo senso nell'aldilà, prepararsi alla vita dopo la morte senza lasciarsi debiti alle spalle, che è tipico di un certo sistema di valori mercantile. Mi fa pensare diciamo, al commerciante santo forse più famoso della letteratura dell'Ottocento, che è il César Birotteau di Balzac, il quale fallisce e muore dopo aver risarcito e soprattutto dopo aver restituito il dovuto, l'intero, a tutti i suoi creditori. Quindi un santo borghese per eccellenza che ricorda appunto Cefalo. Prende la parola poi Polemarco, figlio di Cefalo, parliamo di personaggi storici. Polemarco è un personaggio straordinario, importantissimo, è il fratello di Lisia. Il fratello di Lisia, sapete tutti chi era Lisia. Lisia non è soltanto un grandissimo oratore, è stato anche con Polemarco un protagonista anche degli anni più cupi dell'Atene classica. Appunto, sì, appunto. Polemarco è interessante non tanto per quello che dice in sé, perché è un interlocutore, dicevo, piuttosto debole, quanto per questo strano effetto di realtà molto sinistro che Platone, che ha il privilegio di essere uno scrittore postumo, cioè di scrivere dopo la morte di Socrate, dopo la morte di Polemarco,
Platone ha il privilegio di sapere che fine fa Polemarco e quindi fa parlare Polemarco, un Polemarco vivente nel dramma filosofico, Polemarco attore di questo dramma, dramatis persona, lo fa parlare come se in fondo i suoi argomenti, i suoi discorsi, i suoi logoi prefigurassero il destino storico del Polemarco vero, del Polemarco reale. Cioè Polemarco si fa portatore di una concezione della giustizia e della politica di cui poi sarà vittima il Polemarco storico. Polemarco storico, come sapete, sarà di fatto arrestato e processato sommariamente o non processato proprio, ucciso dalla violenza politica dei 30, di Eratostene. Voi sapete che Lisia scriverà una orazione per l'uccisione di Eratostene, contro Eratostene, dopo la restaurazione della democrazia. Quindi Polemarco viene ucciso, il Polemarco storico verrà ucciso da una degenerazione della prassi politica che il Polemarco, personaggio letterario di Platone, sosterrà nel suo dialogo con Socrate. Cioè l'idea, per uscire dall'allusione, l'idea secondo la quale la giustizia, la dikaiosyne, consista nel fare del bene agli amici e del male ai nemici, il che presuppone una concezione della politica che non a caso Veggetti definisce pre-schmittiana, perché implica la polarità amico-nemico. Cioè non c'è politica che non implichi in radice la polarità, la contrapposizione tra l'amico e il nemico. Socrate ha delle controargomentazioni molto efficaci, ma è abbastanza inquietante che Platone faccia parlare, in un certo senso, Polemarco come difensore di quella stasis di cui poi cadrà vittima effettivamente. Quindi è molto, molto sinistro questo, così come è sinistro in fondo Platone quando Callicle nel Gorgia domanda a Socrate: ma tu insomma, che te ne fai di questa, della tua filosofia, che te ne faresti di tutta la tua filosofia qualora qualcuno molto più debole intellettualmente e moralmente di te ti citasse in giudizio muovendoti contro accuse false? Molto tendenziose, tu non sapresti difenderti in tribunale. Socrate risponde: hai ragione, in tribunale resterei a bocca aperta. A bocca aperta. Quindi è un dialogo incredibile perché Socrate parla esattamente come se sapesse a quale sorte andrà incontro. Questo è il privilegio di Platone, poter scrivere, diciamo, la profezia ex eventu o post eventum, la profezia, insomma, della letteratura è proprio questa: faccio parlare qualcuno come se questo qualcuno prefigurasse nei propri discorsi quella che sarà la sua morte effettiva. Ma comunque, detto questo, Cefalo e Polemarco non fanno partire il dialogo perché Polemarco è proprio debolissimo, Socrate in poche mosse lo demolisce, anche se poi Polemarco adombra in un certo senso, dandosi la zappa sui piedi, come farà poi un interlocutore ben più solido sotto il profilo filosofico, Trasimaco, adombra, diciamo, la cosiddetta analogia tecnica. Detto in soldoni, quando andrete a parlare, qualora andaste a parlare con Socrate, non tirate mai in ballo la tecne. Cioè, parlare con Socrate di tecne o di episteme è un suicidio filosofico. Sempre, sempre. Questo mi sembra un elemento interessante, ma insomma, poi in questo momento non vi dico nemmeno perché, ma poi forse lo capiremo anche nel pomeriggio parlando di Aristotele. Con Trasimaco invece le cose cambiano, perché Trasimaco, tra un istante vedremo come, cambia tutta la Repubblica, cioè cambia l'impostazione della Repubblica. Eleva la Repubblica, la innalza dal punto di vista drammatico, drammaturgico, teatrale, potremmo dire, lo capirete subito, ma anche dal punto di vista filosofico. Cioè finalmente diventa un dialogo non tra Socrate e dei comprimari, ma un dialogo tra pari. Perché, come vedremo, Trasimaco è per molti versi e per lunghi tratti il doppio mimetico di Platone.
è un doppio di Platone, è un portavoce di Platone. Primo punto. E grazie a Trasimaco noi riusciremo a distinguere nella Repubblica uno strato socratico, buongiorno, da un e uno platonico. Cioè la Repubblica, perdonate proprio la scolasticità estrema, la Repubblica è un dialogo di Platone. È un dialogo nel quale potremmo dire si consuma una sorta di distacco rispetto a Socrate, una sorta di taglio del cordone ombelicale rispetto a Socrate. La Repubblica non è un dialogo socratico, è un dialogo platonico, nel quale possiamo distinguere proprio una parte, un nucleo platonico preponderante rispetto a un nucleo socratico che viene messo in scacco proprio da Trasimaco, che è un personaggio storico, Trasimaco, del quale abbiamo documentazione diretta scarsissima, per cui il Trasimaco passato alla storia, in letteratura, è il Trasimaco di Platone, quindi è una costruzione, è un costrutto platonico, è un personaggio sul quale Platone ha lavorato. Questo è molto importante. Platone costruisce i personaggi funzionalizzandoli all'economia complessiva del dialogo. Questa è una tecnica raffinatissima che non ha uguali. Non ha uguali. Abbiamo altri dialoghi filosofici, greci e latini, ma nessun dialogo filosofico può eguagliare quello di Platone. Quindi, in fondo, potremmo dire che Platone rappresenta il livello più alto, il livello oltre il quale il dialogo filosofico non va. Non abbiamo un dialogo filosofico competitivo, ecco, con Platone. Prima di parlare di questa cesura, di questa rottura, di questa irruzione di Trasimaco nel dialogo, che è così importante per il nostro tema, vorrei dirvi semplicemente che come ieri vi ho detto che la prima parola dell'Iliade, cioè della nostra tradizione letteraria, poetica, è Menin, accusativo di Menis, cioè un'ira quasi sovrannaturale, sovraumana, che prova Achille, la prima parola della Repubblica, e le prime parole non sono mai innocenti, in opere così, in capolavori così incredibili, o che non autadel von Ismene Scara, cioè il primo verso di Antigone e Sofocle, è un verso di potenza impressionante perché genialmente Sofocle riesce, direbbero gli informatici, a zippare l'intero problema dell'Antigone, di Antigone, in un solo verso e a volte in una sola parola di un verso. Quindi autadelfon è questo, con questo autos che rafforza la fraternità, l'immagine di fraternità, è in fondo almeno il 50% la parte di Antigone della tragedia. Non c'è quella di Creonte, ma in un certo senso implicitamente la sottintende. La prima parola della Repubblica è una parola centrale per il nostro tema. La prima parola della Repubblica è un verbo, katebe, ve la leggo, cioè il verbo katabaino, quindi la Repubblica si apre con un verbo in prima persona, kateben, katabaino, chi parla è Socrate, quindi la Repubblica è interessante perché comincia con Socrate che parla, che racconta in prima persona. Socrate, che non ha mai scritto niente, come sapete, non ha lasciato nulla di scritto, parla in prima persona, racconta in prima persona, è testimone autoptico che racconta in prima persona un dialogo avvenuto ieri a casa di Cefalo. Katabaino, che cosa vuol dire? Perché un movimento, ecco, una bewegung, per usare un termine. Il verbo bewegen, che è un verbo beniaminiano, un movimento verso il basso, katà verso il basso, giù, scesi ieri al Pireo. Questa è la prima battuta della Repubblica. È una didascalia, racconta, non è dialogo ancora. È lui che con questa didascalia introduce la scenografia del dialogo, il paesaggio anche antropologico entro il quale il dialogo si svolge. Katabaino è un movimento, il verbo katabainein, discendere, è un movimento straordinariamente importante. È un movimento che indica che cosa? L'abbassarsi,
del filosofo, la discesa del filosofo dalla parte, ognuno di voi è stato ad Atene, in un certo senso anche la nostra collocazione a spaziale attuale è simile a quello di cui sto parlando, cioè noi siamo posti su una acropolis, diciamo, la Roccella sta più in alto, la rocca, ma insomma immaginiamo di essere su un'acropolis e immaginiamo di scendere verso il mare, verso il Pireo. Questo movimento di discesa è un movimento estremamente importante, cioè il filosofo lascia, si lascia alle spalle la parte alta, l'alto, che simbolicamente, topograficamente, topologicamente e topicamente, è un topos, è un luogo comune, denota ciò che è più prossimo alla sfera celeste, quindi al divino, per misurarsi con la feccia di Romolo, quell'immagine ciceroniana cara a Vico, cioè per scendere sul terreno della discussione politica, per sporcarsi. Quindi è un movimento di discesa, di catabasis, il primo movimento della Repubblica. Quindi è il filosofo cui non è consentito di sostare laddove è più prossimo alla pianura dell'essere, ma è obbligato con una dose di violenza e di persuasione violenta, quindi con una dose di forza è costretto il filosofo a scendere a patti con la realtà nella sua imperfezione, nella sua contingenza. Questo è il primo movimento della Repubblica. Poi sapete che c'è un secondo movimento che è di anabasis, cioè di risalita del filosofo, e l'anabasis presuppone, che cosa presuppone? Una capacità, un lavoro su di sé che consenta il congedo da quella parte di noi che ci avvince al gignomenon, cioè al divenire. Lì c'è un'immagine, una metafora straordinariamente efficace, anch'essa legata alla marineria e alla pesca, è l'immagine delle conchigliette, delle incrostazioni che si formano sulla chiglia delle imbarcazioni di legno. Siamo a Roccella, lo capite perfettamente, sapete bene che ci sono delle conchigliette che si... e bisogna, dice Platone, riuscire a scrostarsi, a rompere la crosta sclerotizzata che ci avvince al divenire per compiere la anabasis, la salita. Ovviamente tutto questo ci fa interpretare il paragone di apertura del libro settimo, il paragone della caverna, come prefigurato da questo verbo. Perché che cosa ci dice il paragone della caverna? Il paragone che conosciamo tutti, abbiamo imparato ad amare dai tempi della scuola, un paragone che ha indotto qualcuno, anche Massimo Donà, per esempio, che è molto intelligente, a parlare di Platone che vagheggia e prefigura il cinema. Che cos'è il paragone della caverna? Che cosa ci dice? Ci dice che in fondo la caverna che cosa metaforizza? Metaforizza la condizione umana storicamente data nelle poleis storiche, che è una condizione in cui gli uomini non hanno cognizione degli onta, cioè degli oggetti reali, delle cose che sono in quanto sono, ma hanno percezione, una aistesis fuorviante, di ombre, di proiezioni, che in un certo senso sono contraffazioni degli onta, degli enti reali, ma non sono gli enti reali, vengono scambiati per enti reali. E queste proiezioni deformanti e distorcenti, che sviano dalla verità, sono operate da tsaumatopoioi, cioè da burattinai. Cioè questa immagine meravigliosa, ci sono dei tsaumatopoioi, dei burattinai, i quali... Prego. Prego. Buongiorno. Dei burattinai quali manipolano questa proiezione, questa produzione di immagini. Ora, questo è un
è un'immagine tremenda, è un'immagine di schiavitù. E Socrate invita i suoi interlocutori, come sapete, a fare un esperimento mentale, un esercizio mentale. Dice: pensate a che cosa accadrebbe se si liberasse un prigioniero. Questo lo sappiamo tutti, è una storiella, è un apologo che conosciamo tutti. E che cosa accadrebbe se questo prigioniero potesse compiere una anamasis, cioè una risalita dalla caverna verso la luce, verso la luce. Semplifico, riabilitando lo sguardo, quindi imparando a vedere ionta, imparando a vedere le cose. Una volta appresa la visione corretta delle cose, dopo questo colpo che lo ha liberato e che Simon Weil dice essere dovuto alla bellezza, nei quaderni Simon Weil dice che il colpo che libera il prigioniero spezzandone le catene è un colpo legato al calon, legato al bello. Ecco, una volta che il prigioniero liberato, totalmente emancipato dai desmoi, dai vincoli, dai ceppi, dalle catene che lo tenevano avvinto alla contraffazione del vero, noi non possiamo, ecco il secondo passaggio che ci riporta al primo verbo della Repubblica, noi non possiamo consentire a questo prigioniero di restare su. E dobbiamo obbligarlo, costringerlo, a scendere di nuovo giù, quindi a compiere una catabasis. E dobbiamo obbligarlo a spiegare ai suoi antichi compagni di prigionia, i quali continuano a prendere per onta, plurale iton, non vergogna, gli onta, per oggetti reali, per enti reali, le ombre, le proiezioni di questo teatro d'ombre che avviene là dentro ad opera di questi manipolatori che contraffanno la realtà. Chiediamogli di andare a spiegare, di persuadere, di convincere i suoi amici, compagni di prigionia, che fino ad allora quello che hanno conosciuto non era conosciuto, ma in realtà percepito ad opera di una percezione distorta, a seguito di una percezione distorta. Ovviamente tutto questo comporterà dei rischi altissimi, comporterà prima una irrisione, una derisione, poi, qualora il prigioniero liberato insistesse, il prigioniero liberato è il filosofo, è inutile dirvelo, qualora insistesse, anche la possibilità concreta della morte violenta. Ancora una volta è sotto forma, sotto specie di apologo, la vicenda di Socrate, la vicenda del Socrate storico. Ma quello che mi interessa, al di là dei traslati biografici e autobiografici, quello che è interessantissimo è questo movimento, obbligare il filosofo a persuadere, a convincere una moltitudine pregiudizialmente ostile. Questo è un passaggio importante. Ovviamente questo è un punto sul quale la posizione di Platone e quella di Socrate divergono radicalmente. Il socratismo presuppone un fallimento, il platonismo no. Il socratismo politico presuppone che, vista, esperita l'impossibilità concreta di persuadere un plezos, cioè una maggioranza, il filosofo trova la propria eudaimonia, la propria felicità socratica, dove? In un contesto più o meno come questo. In un tra gente non ostile, pregiudizialmente, tra amici, pochi, molto pochi, selezionati, che stipulino con lui, che condividano con lui un protocollo minimale di regole d'ingaggio del dialogo filosofico. Questo è importante. Siamo fra di noi, ieri abbiamo stabilito delle regole, ci siamo dati delle regole, il filosofo, come diceva un amico, detta le condizioni della sua presenza, dice: queste sono le mie condizioni, se ci state bene, se non ci state, amici come prima, ma io vado da altri o me ne vado per i fatti miei. È come
la prospettiva di Socrate poi porta, in fondo, mi porta a citare un non filosofo come Francesco Bianconi, che scrisse una canzone per Irene Grandi che si chiamava Bruci la città. Quindi, se non mi state a sentire, io vi dico le cose come stanno, formulo la diagnosi sui mali della polis, ma se voi cittadini non mi seguite, non fa nulla. Bruci la città. Ecco, per essere chiari. Non ha importanza. Io filosofo sarò eudaimon, troverò il mio buon demone, la realizzazione della mia eudaimonia, in una dimensione ristretta, in una dimensione impolitica. Rinunciando ad ogni pretesa palingenetica, ad ogni pretesa di trasformazione del reale, perché la realtà democratica, la realtà delle polis storiche è, potremmo dire, irredimibile. Quindi mi rendo conto di questo fallimento del filosofo e della filosofia, della democrazia, della politica, davanti a questo paesaggio con rovine, costellato di fallimenti. La parola del filosofo è una parola di disincantata, è una parola che in un certo senso trova la propria cittadinanza, la propria localizzazione in una dimensione atopica, non utopica, ma atopica, che vuol dire assurda e senza luogo, che è la dimensione di un dialogo privato, potremmo dire, di una conversazione privata tra gentiluomini. Questa è la prospettiva socratica. Posso essere felice anche in un contesto politicamente infelice. È una felicità impolitica quella di Socrate. Non a caso Socrate sarà una delle figure chiavi. Dopo il secondo do chiave, chiedo scusa, una figura chiave, dopo il secondo dopoguerra, dell'impolitico, per usare un lemma caro a Thomas Mann prima e a Roberto Esposito poi. Non a caso, dopo il secondo conflitto mondiale, lo capirete di qui a qualche istante, Socrate diventa una figura chiave e non Platone. Platone è troppo pericoloso. Proprio perché propende per una lettura impolitica del rapporto tra filosofia e politica. La prospettiva platonica, invece, siamo arrivati al punto, siamo arrivati proprio al cuore del problema. La prospettiva platonica è una prospettiva, diciamolo molto apertamente, diametralmente opposta a quella socratica. Il filosofo, come chiunque, non può essere eudaimon, non può trovare la sua buona tutela demonica, eudaimonia, in una comunità, in una coinonia politichè, direbbe Aristotele, in una polis, in una comunità politica di concittadini, che non sia prima e sopra di lui eudaimon, felice. Io non posso essere felice in una comunità infelice. Non posso cavarmela dicendo bruci la città. Non posso cavarmela dicendo la casa del filosofo, la casa della filosofia è atopica. Il filosofo è atopos. Cioè il filosofo in un certo senso vive in una dimensione totalmente emancipata dai pragmata koinà, dagli affari comuni tespoleos della polis. No. Il filosofo è per Platone non solo parte della comunità, non solo parte della comunità, non solo è totalmente ascritto alla comunità politica dei cittadini, ma non è una parte qualsiasi, è la parte dominante di una comunità retta da una costituzione giusta. E il filosofo non può, in nome del proprio eros, del proprio trasporto erotico nei confronti del sapere che gli manca, dichiarare la propria irresponsabilità dinanzi alle sorti della polis. Questo è un punto essenziale, amici miei carissimi, è un punto fondamentale. Il filosofo può dire bruci la città, anche perché direbbe brucio me stesso. Il filosofo non può dire voglio restare a pascolare nutrendomi di miele e di ambrosia, il Fedro, sulla pianura dell'essere. A chi non farebbe piacere
restare sulla pianura dell'essere, stare al passo del corteggio degli dèi, nutrire lo sguardo della visione beatifica, del bello in sé, del giusto in sé. A chi è che non farebbe piacere? A tutti fa piacere, ma il filosofo deve essere obbligato a scendere. Deve essere obbligato a passare dalla dimensione uranica, celeste, alla dimensione della praxis, cioè della contingenza. Deve essere obbligato a passare anche dalla dimensione della lexis, del discorso, a quella della praxis. E a questo punto, ieri ho fatto il buffone, non citandovi, vi ricordate? Il passo che, spoiler, che avete, libro quinto, 473a, che io vi leggo nella traduzione di Veggetti, è possibile tradurre nella pratica, prakhtenai, una cosa proprio come è detta nel discorso, nella lexis, oppure è fusin, fusis, è nella natura stessa, in re ipsa, che la praxis si accosti alla aletheia, alla verità, meno della lexis, anche se qualcuno non lo crede. Allora, prendete il libro quinto perché adesso la rileggiamo. Un passo incredibile, questo qui. È un passo di una difficoltà estrema. E ripetiamolo, è possibile tradurre nella pratica, splendida traduzione di Veggetti, qualcosa esattamente come si è detto, legetai, nel discorso, oppure è in re, nella natura delle cose, che la prassi si avvicini alla aletheia, alla verità, molto meno del discorso. Anche se qualcuno non lo crede, qui Platone veramente va oltre, trascende, come spesso gli succede, il senso comune. Per noi la prassi è la realtà, è la verità. La prassi è il luogo della aletheia. Invece Platone ci dice che il luogo della verità, la dimensione della verità, il luogo nel quale ci si accosta, ci si avvicina, ci si approssima maggiormente alla verità, alla aletheia, alla non latenza, alla illatenza, aletheia, alfa privativo più lontano, è il discorso, la lexis. Noi nel discorso cogliamo la verità. Nel discorso, per usare un altro verbo, abbiamo nel discorso la maggior presa, il verbo, i termini sono quelli della lotta libera, la presa della verità, sulla verità. Quindi dove noi esercitiamo la maggior presa sulla verità è nell'alexis, è sul piano dell'alexis. Nel momento in cui dal piano dell'alexis trascorriamo a quello della praxis, della realizzazione di quanto abbiamo teorizzato a livello di discorso, a livello discorsivo, nel momento in cui dobbiamo misurarci con la applicazione, con la realizzazione, dobbiamo essere consapevoli che ci stiamo misurando con una dimensione, con un orizzonte, con uno spazio dell'agire in cui la nostra capacità di presa sulla verità è nettamente inferiore. Per essere ancora più brutali e schematici, in questo passo Platone ci invita a riflettere sul divario, sulla discrasia, sulla asimmetria, sul decalage proprio tra il piano della lexis e quello della praxis.
Per noi è fondamentale. È come se Platone ci stesse dicendo: la nostra costruzione di una politeia en logois, di una costituzione politica en logois, nel discorso, nella lexis, è la stessa cosa, e ex arches, dalle fondamenta, è più vera di qualunque costituzione storica, sia essa la timocrazia, l'oligarchia, la democrazia, la tirannide. Quindi qualunque costituzione storica è meno vera della costituzione giusta che noi costituiamo, costruiamo, plasmiamo a livello di discorso. Ma non basta, poiché il nostro problema, libro quinto, consiste nel, ne abbiamo parlato per tutta l'ora di ieri, nel verificare il dunaton o la dunaton, quindi il possibile o l'impossibile di quanto abbiamo teorizzato a livello di discorso, a questo punto, cari ragazzi, dice Platone, dobbiamo misurarci con la traduzione pratica di quello che abbiamo stabilito a livello discorsivo. E nel farlo dobbiamo essere pienamente coscienti, pienamente consapevoli del fatto che molto, molto, non poco, ma molto di quello che abbiamo colto a livello di verità, a livello di teoria, a livello di lexis, si perderà all'atto della realizzazione pratica. Questo con buona pace di quelli che pensano che Platone non faccia parte della costellazione plurale, pluralistica del realismo politico. Platone ci dice: mi rendo perfettamente conto che questa costituzione che abbiamo, libro, fino al libro settimo, lavorato, cesellato, plasmato, il verbo plattein è un verbo proprio modellato, così efficacemente a livello di paradigma in cielo, di modello in cielo, di paradigma in cielo, traduce Vegetti, dobbiamo essere consapevoli che nel momento in cui passiamo dal cielo alla terra, nel momento in cui noi scendiamo nella caverna, nel momento in cui passiamo dalla luce abbagliante della verità all'ombra sempre incombente sulla polis, alla caverna che in un certo senso è il negativo della polis, ma è anche un negativo che ci fa vedere la polis storica, in quel momento dobbiamo sapere, dobbiamo misurarci con la contingenza ed essere consapevoli che quella perfezione è legata a un exifnes, a un attimo, a un istante, e che da quella perfezione inevitabilmente si cade. Ripeto, mi sembra un elemento di grande importanza, di grande bellezza. Mi rendo conto che la digressione rispetto a Trasimaco è vertiginosa, ma io devo stare alle consegne di Angelo e quindi non posso omettere. Ultimo punto più complesso, poi entriamo in una dimensione più teatrale, più comica e anche più forse divertente. Ultimo punto, ripeto, piuttosto complesso. Da tutto quello che abbiamo detto finora emerge una definizione che probabilmente non ha mai dato nessuno dell'idea socratica e poi platonica, ma qui soprattutto socratica, di filosofia. Cioè la risposta alla domanda che cos'è filosofia e qual è il rapporto tra la filosofia e la praxis, il tema che Angelo ha assegnato a se stesso e a tutti quanti noi. Filosofia potremmo definirla, mi piace definirla, come accettazione coraggiosa. In Platone c'è un retaggio del tragico, della sfida, a volte anche mortale, del geloion,
Che cos'è il geloion? È il ridicolo. Cioè il filosofo è una figura, in un certo senso, dissimile dalle esistenze comuni, perché non è preoccupato di andare incontro al geloion, ma sfida apertamente il riso degli altri, andando felicemente paradoxan, para contra l'opinione, anche se condivisa, anche se communis opinio. Questo mi sembra un elemento da non trascurare mai. Ed è anche uno degli elementi più liberatori della filosofia e della figura del Socrate storico. Nel quinto libro della Repubblica, che è un libro centrale, non soltanto perché è il quinto di 10, e quindi è un libro volano, cinghia di trasmissione, nel quinto libro della Repubblica, Platone ci dice una cosa di una profondità estrema. Ciò che è paradossale, perché paradoxan contro l'opinione, non è tuttavia paraphysin, contro natura, tutt'altro, ma è cataphysin, è secondo natura. Per cui io, come filosofo, non mi devo preoccupare che quello che sto dicendo, siamo ancora più puntuali filologicamente, più concreti, che i nomoi, le leggi, le istituzioni civili, politiche di cui stiamo dotando la nostra polis, la polis che stiamo modellando come per gioco, per un gioco serissimo, non dobbiamo preoccuparci che queste istituzioni suonino ridicole agli occhi delle servette di Tracia. No. Certo. La nostra amica gentilissima ha portato stamattina un dono molto platonico, dei fichi, molto ateniese, molto greco. E Platone ci dice, ricorda un proverbio, ieri abbiamo detto kalepata kala, c'è un altro proverbio molto amato da Platone, koina ta philon, siano comuni le cose degli amici. Meraviglioso, dovete fare una maglietta, koina ta philon, siano messe in comune le cose degli amici. Questi fichi sono di tutti noi e di nessuno di noi. Sono fichi di tutti e di nessuno. Li condividiamo perché sono nostri, non sono miei o tuoi, sono nostri, sono in comune. Ora, in una città, l'Atene storica, nella quale la idiosis, la sfera dell'idion, la sfera del privato, la sfera dei possessi esclusivi è una sfera importante. Non dimenticate che nell'Epitaphios Logos di Pericle, in Tucidide, Pericle manda un messaggio, diciamo quasi ghisottiano, da liberale, cioè manda un messaggio in cui dice: la nostra è la sola comunità politica nella quale sia possibile conciliare la tutela dell'idion, la tutela dei possessi privati con il koinon, con la sfera comune. Non è una dimensione collettivistica la nostra, è una dimensione nella quale sì, siete chiamati a una militanza civica, tutti voi cittadini ateniesi, ma i vostri obblighi di metèche in tes politeias, cioè di partecipazione alla costituzione politica, non inficeranno mai la tutela dei vostri interessi privati. Questa è Atene, questo è il sistema di valori ateniesi. È il sistema di valori che farà dire, ieri ne abbiamo parlato, ad Aristotele: caro Platone, stai dicendo una fesseria clamorosa. Rispetto a tutto questo, Platone dice: mettiamo in comune le cose, mettiamo in comune le cose degli amici. Cioè, Platone ha il coraggio di andare apertamente contro la doxa condivisa, contro l'opinione dominante. A tal punto apertamente che, secondo una splendida intuizione di Luciano Canfora, in un libro dedicato proprio a Platone e Aristofane, avrebbe avuto modo di leggere potremmo dire, dei preprint
della Repubblica e avrebbe in un certo senso irriso la Repubblica sulla scena comica. Cioè, Aristofane si sarebbe reso conto che non solo Socrate, che è apertamente, diciamo, l'antieroe, l'antagonistes mascherato dell'eroe comico delle nuvole, non solo Socrate, ma Platone stesso è materia troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire sulla scena comica. Quindi, quando un filosofo viene preso in giro, è un filosofo che sta andando contro l'opinione. I comici, in fondo, fanno questo. C'è un bellissimo saggio di Sommerstein che si chiamava How to avoid to be a comodumenos, cioè come evitare di essere un comodumenos, cioè oggetto di derisione sulla scena comica da parte di Aristofane e dei suoi rivali. Sommerstein, passando in rassegna l'elenco dei grandi presi in giro, dice: c'è un solo modo per non essere presi in giro, condurre una vita oscura, condurre una vita al riparo, una vita protetta da ogni eccentricità, da ogni paradossalità. Ecco, una vita al riparo da ogni paradossalità non è una vita filosofica, perché il filosofo ha il coraggio del gelogion, di accettare la sfida del ridicolo. Stiamo attenti. Nel quinto libro Socrate ci dice una cosa estremamente potente: che le cose tra gli amici siano da mettere in comune, koinata philon, che ci sia assoluta parità rispetto alla phiulakikē, techne, cioè rispetto all'esercizio della difesa della comunità politica, anche militare, tra il maschile e il femminile, tra uomini e donne. Che le donne possano andare nei ginnasi a esercitarsi nude, ginnasio questo vuol dire, insieme ai maschietti, comicissimo, che il governo della Costituzione, di una polis retta da una Costituzione giusta, debba essere affidato ai filosofi e sottratto, nel caso di Atene, al plethos democratico, tutto questo è ridicolo. Ma, per Platone, è ridicolo il nomos, la legge, i nomoi che noi stiamo istituendo sono ridicoli agli occhi dei più, ma sono tuttavia conformi a un'idea normativa di physis, cioè presuppongono un'idea di natura e di giustizia. Torniamo al discorso di ieri, secondo la quale c'è giustizia soltanto quando le funzioni sono distribuite secondo oikeio pragia, cioè secondo tahe autopratein, secondo un criterio di specializzazione funzionale, a ciascuno il suo. Quindi se il femminile non è pregiudizialmente escluso dalla funzione della difesa, perché le leonesse vanno a caccia e i leoni stanno a casa, o le cagne difendono la casa, la proprietà, esattamente come i cani, allo stesso modo le donne possono per natura difendere la polis. È soltanto una convenzione umana che ci porta a ridere delle donne che nude si eserciteranno nei ginnasi. Ma questa convenzione umana, per quanto fortemente radicata nell'ethos civico, non è conforme a natura. E in quanto tale non è vera. E in quanto tale il nostro discorso, la nostra lexis, la esclude e propende per una soluzione politica opposta. Quindi, ricapitoliamo, ciò che è paradoxan non è per ciò stesso parafusin, ma in questo caso è catafusin. È giusto che le cose tra gli amici siano messe in comune,
coinata filon. È giusto, perché è conforme a natura. La natura non ha creato il mio e il tuo. Torniamo al discorso sopra l'origine della disuguaglianza tra gli uomini di Jean-Jacques Rousseau. Il mio e il tuo sono nomo, non sono fusei. Nomo omega con la iota sottoscritta, dativo. Sono per convenzione, non per natura. In questi passaggi voi capite quanto sia forte in Socrate, in Platone, quanto sia forte la grande polarità sofistica tra nomos e fusis, tra ciò che è convenzionale, legale, artificiale e ciò che è naturale. È artificiale, convenzionale la proprietà privata. È artificiale, convenzionale l'esclusione delle donne dalla politica. Guardate, le donne accedono alla politica soltanto in Platone, nella Callipolis platonica che noi stiamo costruendo in Logos e Exarches, e sulla scena comica in Aristotele. Non nel Parlamento. Le Ecclesiazuse di Aristotele. Già nel titolo Ecclesiazuse gli ateniesi ridevano, perché l'idea che il femminile acceda alla ecclesia, cioè all'assemblea di tutto il demo ateniese, dal momento che il demo è composto soltanto da cittadini adulti, liberi, maschi e ateniesi, fa ridere, perché è paradoxal. Platone ci dice che però la paradossalità di questa situazione non significa che questa situazione sia per ciò stesso contro natura, anzi è contro natura l'esclusione del femminile dalla politica. Ora, questo è il quadro importante dal mio punto di vista, perché ci aiuta a capire tante cose. Adesso vediamo, riavvolgendo il nastro, come vi avevo promesso, è finita la parte forse più monotona, entriamo nella parte più interessante. Abbiamo introdotto il grande tema della legge e sfruttiamolo, stressiamolo, come dicono gli scienziati. Il primo libro della Repubblica, la Repubblica tutta, si era svolta come una civilissima conversazione da circolo dickensiano tra gentiluomini, contraddistinta dunque da una profonda urbanità. C'è una, per usare un bellissimo titolo di Benedetta Craveri, applicato a tutt'altro contesto storico e geografico, c'è una civiltà della conversazione. Un libro magnifico. Trasimaco, invece, irrompe fisicamente nella discussione. Trasimaco entra nel dialogo. Platone ci dice che più volte, mentre Socrate dialogava con Polemarco, con questa scherma elegante, questo fioretto raffinato, più volte Trasimaco era stato sul punto di intervenire ed era stato trattenuto a malapena dagli altri interlocutori, dagli altri astanti. Poi, approfittando di una pausa in cui Socrate prende fiato, è teatro puro, Trasimaco, contrattosi su se stesso, hosper zerion, alla maniera di una bestia feroce, vomita addosso a Socrate una valanga di insulti. E Socrate racconta di aver addirittura avuto paura di essere sbranato da questa belva feroce, che dunque irrompe in una discussione civilissima con tutta la tracotanza, la hubris
la dismisura. La dismisura di un filosofo. Si potrebbe sottilizzare di un sofistesse, di un sofista. Trasimaco è il sofista, è uno dei sofisti per eccellenza, ma io direi proprio filosofo. Perché, come vi ho detto a inizio chiacchierata, è un doppio mimetico di Platone. E Trasimaco impone a Socrate di impostare la discussione sulla giustizia non più in termini genericamente morali, per usare un lessico moderno, ma in termini finalmente politici. Trasimaco ha una meravigliosa definizione del dikaion, del giusto. La ripeto a beneficio di chi non la ricordi, è memorabile. Trasimaco dice: io dico che il dikaion uk allo non è altro che totu kreitonos siumferon. Il siumferon, cioè il conveniente, l'utile, tu kreitonos, del kreiton, del più forte. Il genitivo attributivo si interpone, quindi to dikaion tu kreitonos, totu kreitonos siumferon. Sì, to siumferon, detto to dikaion. Socrate fa lo scemo, come spesso gli accade, fa l'attore comico, il bonolocos, il buffone, finge di equivocare, adotta la tecnica comica, una delle tecniche comiche più abusate, quella dell'equivocatio, che finge di capire che Creiton più forte significhi più forte in senso fisico, Polidamante. Fa l'esempio di Polidamante, che è il vincitore alle Olimpiadi più recenti delle gare di Pancrazio, quindi sarà stato un pezzo di giovane, quindi più forte nel senso della complessione fisica. Cerca di sfigurare l'argomento di Trasimaco. Trasimaco gli risponde bdeliuros ei, che è una risposta da commedia attica antica, cioè sei schifoso Socrate, fai schifo Socrate, perché prendi gli argomenti dei tuoi interlocutori, dei tuoi avversari, li sfiguri fino a renderli irriconoscibili. Io non intendevo più forte in senso fisico, ma intendevo più forte in senso politico. Cioè, to kreiton è uguale a to archon. To archon è un neutro di archein, participio presente di archein. To archon significa la parte dominante. Quindi, il giusto, to dikaion, e qui ci vorrebbe un'aggiunta sofistica, raffinata, to dikaion ek nomu, secondo legge, secondo il nomos, non è altro che ciò che conviene alla parte che ha nella comunità politica la supremazia, il kratos, che è in posizione di kratos, la parte che kratei, la parte che comanda, che è più forte politicamente e in quanto più forte detta legge, detta le leggi, statuisce le leggi. Titestai tus nomus, titestai, titemi, concezione tetica del giusto secondo legge. Non c'è diritto naturale, non c'è niente, c'è un vuoto che il nomoteta, il legislatore, in quanto più forte politicamente, riempie di volta in volta di contenuti le leggi, e il retroscena di questi contenuti è il siumferum di chi legifera, e legiferando persegue il proprio interesse di parte, di fazione, restando del tutto indifferente, anzi mostrandosi ostile nei confronti dell'eventuale siumferon della parte restante, soccombente, della comunità politica. Con una battuta si può dire che per Trasimaco tutte le leggi sono ad personam. La persona è quella di chi legifera, di chi le statuisce, di chi le pone, direbbero i giuristi, con un atto tetico, un atto di Setzung, le pone a beneficio esclusivo di se stesso. Formalismo giuridico. A beneficio esclusivo di se stesso. Non c'è nulla, non c'è una communis utilitas,
non c'è xynon estlon, bene comune, xynon agaton, koinon agazon, niente. Chi fa le leggi le fa per sé, in quanto più forte. In una comunità politica retta da una costituzione democratica, il demo farà le leggi, demo significa fazione popolare, partito popolare, il demotico, farà le leggi a beneficio di se stesso e ai danni della controparte oligarchica. In una aristocrazia, e Trasimaco usa aristocrazia e oligarchia come sinonimi, Platone, Socrate in seguito no, in una aristocrazia la elite aristocratica, gli oligarchi, quelli che saranno i più ricchi, in buona sostanza, legifereranno a beneficio dell'oligarchia e ai danni della democrazia. In una tirannide, l'autocrate, il tyrannos, farà le leggi a beneficio esclusivo di se stesso e della propria ridottissima consorteria di manutengoli e ai danni dell'intera polis restante, oligarchi e democratici. Tertium non datur, potremmo dire. Non si esce da questa dimensione. La politica presuppone una condizione, potremmo dire, di stasis a bassa intensità permanente, cioè di conflittualità interna. La polis non è una, ma è disarticolata in mere, in parti, e queste parti stanno fra loro in un rapporto di ostilità permanente. Di volta in volta, vedete l'esaltazione della contingenza, qualcuno prende il Kratos, occupa la posizione di Kratos, di comando, la posizione di vertice, e da quella posizione di vertice, in quanto Creighton, in quanto più forte, detta legge, perseguendo infallibilmente, ho saltato dei passaggi, infallibilmente, mea martanein, non commettere errori, il proprio interesse di parte. Non si esce da questa situazione. Perché ho insistito tanto su questa lettura disperante della politica, che è la guerra proseguita con altri mezzi, la guerra civile proseguita con altri mezzi? Perché ho insistito tanto? E perché vedo in questa geniale, straordinaria trovata di Platone qualcosa di fondamentale per il nostro discorso? Perché questa visione della politica, questa ottica sulla prassi politica, non è confutata da Platone, non è né confutabile né confutata, perché corrisponde perfettamente alla situazione di fatto. Corrisponde pienamente allo stato delle cose. Cioè, dal punto di vista dell'analisi empirico-fattuale, la diagnosi di Trasimaco è fatta propria in tutto e per tutto da Platone. Le cose stanno così. Non come Socrate vorrebbe, in fondo, edulcorarle. La situazione di fatto è così. I nomoi, le leggi, sono totalmente dissacrati nella prospettiva sofistica. Non conservano più, non hanno più l'aura, la semnotes, la venerabilità che Antigone attribuisce ai nomoi, ai nomima, agrapta casphalē nomima zeon, vi ricordate? I nomima, cioè la normatività, agrapta, non scritta, kai asphalē, non caduca, non destinata a cadere, che viene dagli dèi e non dagli dèi celesti, superi, bensì da quelli inferi, dalle divinità ctonie. Non c'è la sacralità che Socrate, il Socrate del Critone, annette ai nomoi, anche ai nomoi umani, in forza dei quali, in ragione dei quali viene condannato anche a morte, perché dice che quei nomoi sono fratelli dei nomoi sotterranei,
sono fratelli, c'è una fraternità che lega i nomoi di questa terra ai nomoi, ai nomoi dell'aldilà, ai nomoi dell'aldilà. E considerate anche quel meraviglioso frammento di Eraclito che dice che pantes nomoi, tutti i nomoi, trefontai, il verbo trefo da cui trofè, sono nutriti, hypo genos tu seiu, da un solo nomos divino. Tutte le leggi umane sono alimentate, traggono alimento, si fondano, si nutrono di una sola legge che è la legge del Dio. Qualcuno ha inizi, diciamo, nella Germania novecentesca ha paragonato questa concezione eraclitea allo Stufenbau kelseniano, cioè la costruzione a gradi dell'ordinamento giuridico di Hans Kelsen, il quale poneva a fondamento dell'ordinamento giuridico la Grundnorm, cioè la legge fondamentale, la norma, chiedo scusa, la norma fondamentale, che è una norma presupposta. È una norma che si fonda sulla Voraussetzung, cioè sulla presupposizione, e non è una norma posta da altre norme. Lasciamo stare questo dettaglio molto tecnico, ma è interessante notare come per Eraclito, che di solito è chiamato skotheinos, oscuro, qui è chiarissimo, limpidissimo, per Eraclito tutte le leggi umane trovano sintesi, compimento, telos, fine e origine, arché, in una sola legge divina. Per cui non c'è possibile antinomia, non c'è antinomia, non c'è conflitto tra le leggi e la legge. Se c'è conflitto non ci sono le leggi. Ora, questa concezione così sacrale, aurale, potremmo dire, della venerabile dei nomoi è totalmente fatta esplodere dai sofisti. È incredibile. Trasimaco dice: ma in fondo, cari miei, ma che vi aspettate? Che cosa c'è dietro la legge? Le divinità ctonie, la legge divina che tutte le fonda, c'è la potenza politica, c'è la dynamis, c'è la forza, e c'è il siumferon, c'è l'interesse di parte, c'è l'interesse di chi contingentemente governa. Non c'è la ei, la iei, il sempre di Antigone. C'è il qui e ora di Creonte. Comando io adesso? Bene, poiché comando io, detto legge, non è il caso di Creonte, non è affatto il caso di Creonte, difendiamolo con Hegel, detto legge sulla base di un interesse contingente. Cambiano gli assetti di potere, cambiano gli interessi, cambiano le leggi. Che un Trasimaco che arrivasse oggi o fosse arrivato ieri a Roma non si meraviglierebbe, direbbe: Salvini dall'ordine Salvini sospende la vigenza dello Stato di diritto su una nave italiana. È giusto che lo faccia perché è più forte. Ma è contro legge, è contro i diritti umani, è contro i diritti fondamentali, è contro i principi cardine, basilari dello Stato di diritto. Può farlo perché è più forte. Toglietelo di mezzo e cambierete le leggi. E ripristinerete il vigore dei principi, questo anche i generali del diritto. Questo direbbe Trasimaco. Cioè, arrivato davanti a un Parlamento che dice che riconosce che Ruby è la nipote del presidente Mubarak, direbbe: benissimo. Che vi aspettate che un Parlamento dica la verità? Gli atti, equipariamo quegli atti a leggi, gli atti perseguono l'interesse del più forte. Chi è il più forte in quel momento? Quella maggioranza politica? Non c'è problema. Cambiate maggioranza. Cambiate maggioranza e massacrate la maggioranza preesistente. Direbbe lo pseudo-Senofonte, altro grande sofista. Toglietela da mezzo con la violenza. Non crede più nemmeno, non crede al voto, lo pseudo-Senofonte. Non crede che la democrazia sia riformabile. La domanda che è stata fatta ieri. Non si può riformare la democrazia. La democrazia si cambia. Si sostituisce come? Con la violenza. Da questo punto di vista, allora, questa prospettiva, ripeto, disperante, su questo sguardo iperrealistico sulla politica, non è superabile.
E allora, perché non chiudiamo la Repubblica col primo libro, alzando bandiera bianca davanti a Trasimaco? Perché è come se Platone dicesse: Trasimaco ha pienamente ragione, non è confutabile sul piano dell'analisi della situazione di fatto, dei rapporti concreti di potere. E Socrate, davanti a questa posizione, il Socrate storico arretrerebbe disincantato, rivendicando la scelta dell'impolitico a se stesso. Platone no. Che le cose vadano così, adesso, hic et nunc, qui e ora. Che le cose siano sempre andate così, ieri, l'altro ieri, fin da tempi immemorabili, non significa che le cose debbano anche continuare ad andare così. Per usare termini moderni, si incorrerebbe in una fallacia naturalistica, cioè si eleverebbe l'essere a dover essere. Kelsen, il sein al sollen, l'essere al soll sein, al dover essere, no? Che le cose vadano così. Impone al filosofo, che è il medico della polis, di cambiarle. Ma la polis tra il medico e il cuoco, l'esempio di Platone, preferisce il cuoco. La polis non vuole ascoltare il filosofo, la polis è refrattaria alla filosofia. Il seme della filosofia piantato in un contesto politico resterebbe xenicon sperma, seme xenicon, estraneo. Non puoi far attecchire una palma nella neve. Non puoi seminare di filosofia un contesto che lo rigetta. E allora, dice Platone, arretriamo, visto che il contesto rigetta come xenicon lo sperma filosofico? No, non arretriamo. Cambiamo radicalmente il contesto. Cambiamo gli uomini, rendendoli migliori. Cambiamo la polis, cambiamo ex arches, qui vuol dire radicalmente, in radice, la comunità politica. Alle condizioni date, la comunità politica non è emendabile, non è correggibile, non è redimibile, non è riformabile. Alle condizioni date, e allora cambiamole queste condizioni. Ed è compito della filosofia cambiarle. E una volta cambiate queste condizioni, è obbligo del filosofo farsi carico del governo della comunità. Assomiglia un pochino, mi è venuto in mente, sì, l'utopia di Marcuse, no? Cioè l'utopia non qualcosa di irrealizzabile, ma da tenere come modello, sì, cioè, sì, sì. Forse dico, forse lui dice, no, teniamolo come modello, e questo dice, proprio questo dice, cioè paradigma non vuol dire cioè astrazione. L'astrazione ha una sua necessità, una sua utilità, un suo rigore, perché è un criterio di orientamento. Poi è evidente che nella traduzione, è Vegetti che dice traduzione, non Platone, nel trasferimento dal piano della lexis a quello della praxis, dobbiamo purtroppo, come ognuno di noi sa, ogni qualvolta si tratta di mettere in atto un disegno di vita. La legge si dice che deve essere astratta. No. Chiunque uccida, non se è Pasquale, certo. Certo. Nella realtà. Lui ha il coraggio di dire, e perché è veramente un libro coraggioso e rivoluzionario, La Repubblica, perché poi ha una prospettiva operativa in fondo. Cioè non sono libri scritti per
non sono libri per eruditi, cioè sono libri né per ma forse nemmeno per una circolazione tanto ristretta, cioè sono libri che hanno una prospettiva appunto concretamente operativa, è come didattica. Se fossero anche un didattica. Sì, ma proprio quasi un appello politico molto forte. È chiaro, poi in ampia misura è inascoltato. Quindi quello che il coraggio sta proprio nel dire, guardate che le leggi, cioè quello che vi appare nel mio discorso paradossale perché contro i nomoi vigenti, in realtà è sì paradossale, ma è vero, è giusto, perché secondo natura è conforme a natura, è conforme a natura questo nostro lavoro discorsivo, non quello che accade fuori. Beh, infine il pensiero del sofista non è dissimile da quello di molti pensatori pure moderni, no? Mi viene in mente Mosca, no? Dice, la politica non è altro che una, cioè ci sono i portatori di interessi, di classi, di società, di gruppi, di lotte, no? E allora la politica serve per contrapporre, no, per contenere i contrasti di interessi e appunto poi si rifletteranno le politiche economiche, sociali. La mediazione. La mediazione. Certo, no, ma non a caso Mosca è un capitolo del realismo politico. Che tutti dimenticano. Pareto, Michels, è Pareto. Schumpeter. L'idea del mercato politico, il mercato. Schumpeter adesso è trasformato. Sì. Perché in effetti l'innovazione tecnologica l'ha citato pure Bodei. No, ma quello che è straordinario è il, ripeto, è chiaro che si può sorridere nella parte, ne abbiamo sorriso ieri, cioè ci sono degli elementi molto comici, proprio da commedia, anche delle esasperazioni, delle radicalizzazioni proprio estreme del discorso, che però sono funzionali a una critica radicale dell'esistente. Cioè che una funzione così delicata come quella giudiziaria di Castichè sia appannaggio di tutti, di giudici atecnici, selezionati a caso. Per cui la qualità del giudizio in fondo rimessa alla buona sorte, e tutto questo a Platone non piace. Non a caso lui propone una soluzione opposta, cioè selezioniamo un ceto di giudici competenti. Voi sapete, abbiamo spesso arriva la proposta di magistrati elettivi, che è una proposta, se ci pensate, folle. Folle perché la funzione giudiziaria presuppone competenza tecnica. Non può fare a meno della competenza tecnica. Sì, si fa sempre la merda. Certo. Molto, molto, vabbè, a parte essere molto attuale, questo impianto del realismo positivo, che richiama l'elitismo di Pareto, sì, Mosca, sì. Ma effettivamente è anche una descrizione che potrebbe contraddirla a quello che succede ora, cioè perché vince alcuni tipi di politica, alcuni tipi di governo, proprio perché si è distrutto tutto quello che è la coscienza politica, quindi anche il fatto di prendere visione, come dice Platone, di quello che è la situazione, per poter ripartire dal basso e ricostruire coscienza politica, non facendo il santone di scoperchiare vasi di Pandora in esistenza e nascondendo altre verità, ecco, per citare anche dichiarazioni politiche, sì, che diciamo di fare una cosa invece scoperchia un'altra, perché anche quello è un elitismo bello e buono, e non è creare coscienza di classe ma avallare ancora di più l'ignoranza, certo, e altro. E un po' ricorda, a mio avviso, la riflessione di Gramsci dopo il fallimento del Piano Rosso. Cioè la domanda di Gramsci era: perché è fallito? Perché non c'è la coscienza? Allora ripartiamo tutto dalla rivoluzione culturale, dal ricreare il consenso, e lì c'è Platone. Effettivamente è brutto che Platone a volte, da una lettura anche scolastica, venga vista come l'idealista, non effettivamente nel concreto e nel reale. No, è giustissimo, è molto interessante.
E Platone dice: non è che in una polis democratica non possa, per una tyche divina, nascere o arrivare un filosofo. Il problema è che il filosofo sarà respinto come un seme estraneo dalla comunità politica refrattaria alla filosofia. E allora, se vogliamo evitare questo respingimento del filosofo, per usare un'espressione orrenda di questi tempi, respingimento, insomma, questa esclusione del filosofo dalla comunità che invece dovrebbe accoglierlo come medico a braccia aperte, dobbiamo cambiare la comunità. Cioè, dobbiamo andare in radice del problema. Se vogliamo evitare... Platone ci parla del conflitto di interessi. La idiosis, in fondo, implica poi il conflitto di interessi. Cioè, noi perché? Perché i fiulaches non devono avere niente? E perché un fiulax non può dire questa donna è mia, questo ragazzo è mio figlio? Perché ogni qual... cioè, dovunque c'è un idion, c'è un oikos, una casa, un oikeion, una sfera domestica, dovunque c'è un proprium, c'è, e c'è la chiamata a una archea, una carica di governo, a una magistratura, dovunque c'è un oikeion e una magistratura, chi avrà la magistratura, secondo Platone, potrebbe entrare in conflitto con il proprio interesse. E quindi potrebbe non perseguire l'interesse comune, il koinon agathon. E allora qual è la soluzione per evitare il conflitto di interesse? Eliminiamo completamente ogni tentazione. Un mio collega, maestro, che poi è diventato giudice costituzionale e presidente della Corte Costituzionale, e non ha mai avuto figli, non ha mai avuto una moglie, non si è mai riprodotto, ha sempre detto: c'è un solo modo per evitare il nepotismo all'università, sterilizzare i professori universitari, che era una, se ci pensate, è una soluzione platonica. Cioè Platone dice: c'è un solo modo per evitare che insorga un conflitto patologico tra l'interesse a governare per tutta la comunità e l'interesse di parte. Eliminiamo l'interesse di parte, eliminiamo un... ripeto, anche qui c'è molta ironia. Io, sapete bene, vengo da Napoli, come tradisce il mio nome, Gennaro, qui non posso venire da Aosta, e in una commedia di Edoardo che io detesto profondamente, che è Filumena Marturano, in Filumena Marturano, se ricordate bene, Filumena, che ha avuto, che ha tre figli, non dirà mai a Domenico Soriano quale di questi tre è suo figlio. Edoardo non aveva letto Platone, era un grandissimo uomo di scena, aveva letto Pirandello, ma non aveva letto Platone, ma è la stessissima logica di Platone. Nessuno, cioè i fiulaches, i guardiani della polis, devono considerare ogni ragazzo potenzialmente un figlio proprio di quella generazione, un figlio proprio. Questo è un po' spartano. È anche un po' spartano, certo, c'è questo modello. Non a caso è il modello oligarchico, lo spartano. Devo considerare un figlio potenzialmente proprio. Dunque, se tutti sono potenzialmente miei figli, Domenico Soriano, non devo privilegiare l'interesse dell'uno a scapito di quello dell'altro, ma devo trattarli in maniera equanime. Quindi questo è molto interessante, devo dire. È interessante anche come punto di vista critico. No, volevo dire poi un'altra cosa a proposito di Trasimaco, a proposito dell'intervento di Trasimaco e del contesto, perché Trasimaco è in un certo senso la personificazione del realismo sofistico e dell'immoralismo sofistico, per usare una bellissima categoria immoralisti coniata da Bernard Williams. Trasimaco, in fondo, come soprattutto poi anche Glaucone nel libro secondo, Trasimaco richiama, cioè presuppone, meglio ancora, un altro grandissimo sofista che si chiama Antifonte, il quale nel frammento primo per Ia Lezeias sulla verità
dà una definizione incredibile di giustizia. Cioè noi siamo, ripeto, vi ho citato Sofocle, vi ho citato Platone, Critone, vi ho citato Eraclito. Antifonte in questo frammento dice che la dikaiosyne, la giustizia, è me parabainein ta tespoleos nomima. Punto. Non trasgredire le norme vigenti nella, non c'è il punto, nella polis di cui si sia cittadini. La Socrate segue proprio questo. Sì, segue questo, però attribuisce Socrate alle leggi una, un valore sacrale che Antifonte, adesso completo la citazione perché è molto inquietante, che Antifonte non attribuisce, quindi ripeto, giustizia è non trasgredire, me parabainein, quindi è una definizione tutta negativa, non me parabainein, non andare oltre, le leggi, i nomima, le, più che i nomi, le leggi, la normatività, sì, ma non è, perché non è solo diritto positivo, è, sono anche le consuetudini, quindi c'è l'opinio iuris ac necessitatis, la diuturnitas, quindi c'è, cioè, tutte le norme, siano esse positive o consuetudinarie, vigenti in una comunità di cui si sia cittadini. Il semaforo segna il rosso, è giusto e tu ti fermi. Poi, che tu creda o non creda alla giustizia, alla giustezza, alla ragionevolezza del divieto, non ha importanza. Però Antifonte completa, cito a memoria, completa la citazione, va completata, però un uomo, anthropos, quindi non dice maschio o femmina, quindi non c'entrano più i cittadini, un uomo, qualunque uomo, si servirà xiunferontos utilmente, a proprio vantaggio, xiunferontos, della giustizia se, seguitemi bene, è diseducativa al massimo, quindi siamo però tra amici, adulti vaccinati e palestrati, come dice Salvini, insomma, possiamo completare la citazione. Se davanti a testimoni, in presenza di testimoni, osserverà in maniera zelantissima le leggi. Quando non è visto da testimoni, invece, i principi della natura, della physis. Quindi, anche perché, continua la citazione, le leggi sono epizeta, sono aggiunte e si fondano su un accordo contingente tra gli uomini, tra i cittadini, e sono accessorie, sono accidenti, potremmo dire in lessico scolastico, cioè possono esserci come non esserci. E Trasimaco completerebbe dicendo ci sono o non ci sono, oppure ci sono in un senso piuttosto che in un altro, a seconda degli assetti concreti e contingenti di interesse e a seconda dello stato dei rapporti di forza. Mentre i principi della natura, della physis, sono originari, pregiuridici, direbbe Gernet, sono pregiuridici, originari, non aggiunti, necessari. Conclusione. Le leggi, il rispetto delle leggi e la critica che la comunità eserciterebbe nei confronti dei trasgressori si fondano sulla doxa, sull'opinione, sulla parvenza, sull'apparenza, perché doxa vuol dire anche, il verbo dokein significa anche apparire, sulla parvenza di giustizia o di ingiustizia, sulla giustizia che appare o non appare, che rileva o non rileva. Mentre i principi della natura si fondano sulla aletheia, sulla verità, che non può essere ingannata.
Antifonte di mestiere faceva l'avvocato, era anche un grande logografo fondamentalmente, cioè uno che scriveva comparse, atti d'accusa, comparse difensive, atti d'accusa, per conto terzi. Antifonte sa benissimo, lo dice in questo frammento, che una legge può essere trasgredita e che spesso le comunità intere plaudono ai trasgressori delle leggi, che sono stati talmente abili trasgressori, direbbe poi Platone, secondo libro della Repubblica, da farla franca. Cioè chi è l'uomo il più bravo, il più tecnicamente competente tra gli ingiusti? Quello che non solo commette ingiustizia al massimo grado, ma è talmente bravo da dissimulare l'atto di ingiustizia, riuscendo a sfuggire all'occhio della legge e dei consociati osservanti. Anche perché Platone ci dice una cosa terribile: le persone, i polloi, la moltitudine, la maggioranza delle persone, quella che fa opinione, fa doxa, depreca, esecra i trasgressori della legge, non in quanto ingiusti, ma in quanto sono stati talmente fessi, talmente cattivi trasgressori da farsi beccare. Mentre ammira quelli che riescono a farla franca. Cioè, questo è il quadro a tinte foschissime nel quale si muove Platone. Antipedagogico al massimo. Però con una dose profonda di realismo antropologico, di pessimismo antropologico. Cioè, l'idea di natura umana sottesa a questi argomenti è un'idea terribile. Cioè, e pensate al grande secondo libro della Repubblica, che ha come protagonista Glaucone, fratello storico di Platone. Quindi Platone, ve l'ho detto ieri, non prenderebbe mai suo fratello e gli farebbe dire queste cose, se non ci credesse in fondo un po' anche lui. Cosa ci dice Glaucone? Glaucone ci dice che naturalmente gli uomini sono inclini alla pleonexia, alla prevaricazione. Pleonexia, pleonectein, pretendere di avere per sé più del dovuto. L'esempio classico è quello del buffet che farà Plutarco. Chi arriva per primo a un buffet si riempie i piatti e non gli frega niente di quelli che vengono dopo. È pleonettico. Pretende per sé più di quello che è disposto a lasciare e a concedere. Platone poi dice una cosa ancora più forte: l'uomo tende per natura all'ingiustizia. E la maggioranza degli uomini, dice Glaucone, ritiene preferibile commettere ingiustizia anziché subirla. Mentre Socrate, come sapete, ritiene che il male peggiore sia commetterla, nettamente inferiore il male derivante dal subirla senza potersene vendicare. E Glaucone dice qualcosa di ancora più sofistico, dice che quando le persone rispettano la legge, è un'espressione veramente di sintesi mirabile, lo fanno adiunamia tu adikein. Adiunamia, un altro dativo causale, quindi alfa finale con la iota sottoscritta, per la adiunamia, alfa privativo più dunamis, cioè per la impotenza tu adikein del commettere ingiustizia. Se avessero la possibilità di commettere ingiustizia, lo farebbero. Se avessero la garanzia, quello che Franco Cordero chiamava lo scudo immunitario, questa bellissima espressione, se godessero dello scudo immunitario, se potessero agire coperti da uno scudo immunitario che assicurasse loro l'impunità attraverso l'immunità, commetterebbero inevitabilmente, per una legge di natura pari alla caduta di un grave, ingiustizia. E racconta l'anello, la storia, l'apologo dell'anello di Gige,
che aveva già raccontato senza l'anello questa, la storia di Gigi e di Candaule, Erodoto, in chiave molto erotica, e che invece Platone riscrive in chiave giuridico-politica. Cosa ci dice Platone? Poi se volete vi dico la storia erotica in dibattito, così suscita un po' di interesse, ma insomma sono i piccoli, appunto, le segni che si disseminano per tenere un po' alto l'interesse. Gigi era un pastore che se ne stava per i fatti suoi, stava pascolando. Il gregge era un lidio, stava in Lidia. A un certo punto, grande terremoto. A seguito del terremoto si apre una fenditura, una voragine nella terra. Nella voragine c'è un enorme cavallo di bronzo. Questo cavallo è cavo. All'interno del cavallo c'è un gigante. Questo gigante è completamente nudo, non ha nulla addosso fuorché un anello. Gigi glielo sfila, se lo mette, e cosa sperimenta Gigi? Che ruotando il castone dell'anello verso l'interno si diventa invisibili, ruotandolo verso l'esterno si torna ad essere visibili. Va all'assemblea di periodica dei pastori e vede che quando ruota verso l'anello l'interno, i castori parlano di lui come se non ci fosse, e allora ha un'intuizione Gigi, si fa mandare in ambasceria dal re Candaule, e usando i poteri dell'anello ne seduce la moglie e con la complicità di lei lo uccide e si appropria del letto e del trono. Magnifica favoletta che i ragazzi ricordano sempre agli esami. Poi Platone dice, Glaucone dice, interpretiamo, prendiamo due di questi anelli, immaginate che ci siano due di questi, diamoli al giusto e all'ingiusto, e scopriremo, ahimè, a malincuore, che il giusto e l'ingiusto, dotati entrambi di un anello che ha quei poteri di invisibilità, dunque di scudo immunitario, si avvieranno su una sola strada, che è quella della ingiustizia, della pleonexia, della prevaricazione. Dunque l'uomo è un animale pleonettico per natura, è un animale che inclina, che tende, propende per natura alla prevaricazione. Quindi l'uomo è per natura, cioè ha un istinto pleonettico. E allora le leggi da dove vengono? Se l'uomo ha un istinto pleonettico, vedete la, usiamo l'espressione proprio, verrebbe quasi da dire la modernità del discorso. Certo, infatti si è parlato molto di Homo Egetti, parla di Homo. Insomma, vedete, se l'istinto dell'uomo va verso, inclina verso la, se il desiderio, la epiziumia, dell'uomo, il desiderio, la parte desiderante, selvaggia, la bestia policefala operante nella nostra psiche, tende all'ingiustizia, unde giustizia. Da dove viene la giustizia? Se siamo così, da dove viene la giustizia? La risposta di Glaucone è rigorosa. La giustizia deriva da una accettazione rassegnata del limite e da un accordo, da un contratto di diritto privato, da una negoziazione per cui i soggetti, avendo esperito il first best, la cosa migliore di tutte, commettere ingiustizia con l'anello, cioè senza pagarne il fio, senza essere chiamati a risponderne, ma anche il first worst, la cosa peggiore di tutte, subire ingiustizia senza poter far nulla per difendersi o per vendicarsi, quindi avendo esperito queste due situazioni limite, questi due estremi, il meglio e il peggio della vita, capiscono che non ne vale la pena. E allora è preferibile scegliere un meson intermedio tra i due estremi, equidistante dagli estremi, vale a dire una soluzione concordata, di compromesso, che è la giustizia, reprimendo gli istinti. Quindi la giustizia presuppone, è una scelta artificiale, convenzionale, condivisa, derivante dalla adunamia di Adichein, tua Adichein, indisturbatamente, che implica la repressione degli istinti. La giustizia è paraphysin, non cataphysin, è contro natura. Secondo i sofisti, Antifonte l'abbiamo visto, la giustizia è contro natura.
Le leggi mi dicono ai miei occhi quello che devono vedere e quello che non devono vedere. Alle mie mani quello che devono toccare e quello che non devono toccare. Ai miei piedi dove devono andare e dove non possono andare. Alla mia lingua quello che deve dire e quello che non deve dire. Alle mie orecchie quello che devono sentire e quello che non devono sentire. Le leggi sono contro natura. Se la natura, la physis, mi ha dato le orecchie, io posso sentire tutto per natura. Physis. Nomo c'è il divieto. Quindi tutto questo crea, questo è un ambiente, vi rendete conto, una Stimmung, una temperie culturale, è una mentalità che crea un ambiente fortemente ostile nei confronti della legge. C'è un disincanto radicale nei confronti della legge. E su questo sfondo realistico, pessimistico, immoralistico di disincanto che spicca il tentativo titanico di risposta da parte di Platone. Questo è un punto essenziale, è difficilissimo per Platone lavorare su questo punto. Come fa? Questo è un altro grande, grandissimo tema a mio giudizio. Come fa? Come fa? Vedete, davanti a tutto questo si potrebbe rispondere kantianamente. Avrebbe potuto dare una risposta kantiana. È un anacronismo, voglio dire. Cioè avrebbe potuto dare una risposta moralistica, forse. Di assolutizzazione del dovere. Tu devi perché devi. E invece la grandezza della prestazione socratica prima e platonica poi sta nell'accettare che il giusto sia sinferon, trasimico, sia qualcosa di utile. Cioè nel non uscire dalla prospettiva utilitaristica. Perché chiunque di noi insegni e si misuri con i ragazzi, con i minori a rischio, con i detenuti in carcere, sa benissimo che l'argomento utilitaristico è un argomento fortissimo dal punto di vista persuasivo, efficacissimo dal punto di vista persuasivo. Quello moralistico è anche bello, esteticamente gratificante, ma esercita una presa minima. L'argomento utilitaristico è potentissimo. E quindi Platone accetta di Trasimaco non soltanto la diagnosi sociologica, ma anche questo denominatore comune che lo associa a Socrate, l'idea che il giusto sia utile. Alla fine del libro primo, diseducativo per diseducativo, insomma, chiudiamo su questo punto. Per spiegare la convenienza contro Trasimaco, secondo argomento di Trasimaco, della giustizia rispetto all'ingiustizia, Socrate ricorre da sofistes consumato, come lo Jessica Rabbit, come lo disegnava Aristofane, ricorre a un esempio immoralistico al massimo grado. Dice Trasimaco, guarda che anche una banda di delinquenti, se vuole realizzare l'obiettivo illecito, condiviso, comune, se vuole mettere in atto efficacemente il disegno criminoso, anche una banda di delinquenti deve osservare delle regole condivise. Deve osservare la oikeiopragia e deve bandire poliopragmosione e allotriopragmosione. Ne abbiamo parlato ieri. Chi non ci vede non può, kataphysin, secondo natura, fare il palo. Così come non possiamo affidare la fuga in auto a uno che non ha la patente o che non sa guidare. Ma come insegna tutto il grande cinema, da Giungla d'asfalto di John Huston a Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, fino alle Iene di Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, fino a
a Spike Lee, sappiamo benissimo che per realizzare un disegno criminoso occorre che ciascuna parte svolga soltanto il proprio ergon con la massima precisione possibile, che tutti i disegni criminosi, anche i più raffinati e apparentemente perfetti, falliscono quando una delle parti non fa la propria parte, non svolge la propria funzione, eccede, esula, esorbita dalle proprie competenze, sconfina dall'oikeion all'allotrion, dal giusto all'ingiusto. Quindi, qualunque intrapresa comune, perché sia portata a perfezione, a compimento, secondo il telos che ci siamo dati, la finalità che ci siamo dati, che perseguiamo, necessita di giustizia. Ma la giustizia, alla fine del primo libro, non è stata ancora definita, ma in realtà è già stata definita, seppure dissimulatamente, velatamente. La giustizia, l'abbiamo detto ieri, non ha nulla di moralistico. È un criterio di ripartizione delle funzioni sulla base di una specializzazione funzionale. Non è nient'altro che tae autopratein, fare le cose proprie, occuparsi delle proprie cose, chiamare ciascun organon a svolgere il proprio ergon, ciascuno strumento a svolgere la propria funzione. Questo è il passaggio. Non c'è qualcosa di moralistico in questo? Assolutamente no. È talmente, anzi, immoralistico l'utilitarismo di Platone e Socrate da concludere con questo esempio. Noi non possiamo fare a meno della giustizia, potremmo andare a dire nelle scuole, non perché sia bello essere giusti, questo viene dopo, è un elemento esornativo, ad adiuvandum va bene, ma perché conviene essere giusti, perché non conviene l'ingiustizia, ma non conviene l'ingiustizia in termini prestazionali, in termini di efficacia dell'azione, di efficacia della prestazione. Perché la prestazione sia efficace, prestazione condivisa, collettiva, di un gruppo sia efficace e di un singolo insieme al gruppo, è necessario che essa sia giusta, cioè conforme a un'idea normativa di natura. Per Platone la fiusis non crea uguaglianza. Sì, ma ci sono due nature, una buona e una cattiva, proprio. Nella scelta di coloro che dovranno agire, noi dobbiamo tener conto della fusis di ognuno. In una, nella polis, questa è una bella domanda perché mi fa parlare del passo che abbiamo scelto. In una polis perfettamente giusta, tutte le nature sono buone. Questo è proprio il tema di oggi pomeriggio. In una polis perfetta, tutte le nature sono buone. Ma qui sarò più platonico, ma non tutte le nature sono buone a tutto. Questo dovete ricordare, tutte le nature sono buone, ma ognuna è buona relativamente a un ergon. Allora, in una polis, nella sola polis retta da una costituzione giusta, da una politeia giusta, avremo i demiurgoi, cioè i lavoratori manuali, ai quali è riconosciuto anche un po' di proprietà privata. Poi abbiamo gli epicuroi, che sono i guardiani militari, e poi gli archontes. E allora la polis sarà giusta se gli archontes svolgeranno l'ergon della pianificazione della decisione politica, perché conoscono to agathon, perché sono depositari del megiston mazema, cioè dell'oggetto di conoscenza megiston più grande di tutti, che è to agathon. Meglio ancora, è idea tua gazzù, l'idea del bene, ce l'hanno loro, sono a conoscenza del bene scientificamente. E in quanto depositari esclusivi della conoscenza scientifica del bene, in quanto addestrati alla filosofia, alla politica, alla decisione politica, devono governare, volenti o nolenti, vogliano o non vogliano, devono necessariamente governare. I filosofi. Gli epicuroi dovranno difendere la comunità. I demiurgoi dovranno lavorare per tutti, in particolare i campi. La polis funziona
va bene, è sana, è giusta, è corretta, se ognuna di queste parti svolge il proprio ergo. Se zoomiamo dall'esempio scritto a grammata, a caratteri più grandi, a quello scritto a caratteri più piccoli, cioè la psiche, l'apparato psichico di ognuno di noi, ho commesso un errore gravissimo in termini di anatomia platonica, per Platone psiche non va indicato così, ma così, una psiche, un apparato psichico, funziona bene quando, analogia polis psiche, il logisticon, metaforizzato da un piccolo uomo, che è localizzato, Timeo, nel cranio, nell'encefalo, che è tondo e quindi dovrebbe partecipare della perfezione rotonda del divino Parmenide, governa, il logisticon governa, l'istanza raziocinante, ragionante, pianificatrice, architettonica, governa, il meson, l'istanza mediana, che si chiama tsumoeides, espressione ippocratica che viene dallo tsumos omerico, cioè la sede dello slancio emotivo, metaforizzata da un leone, difende ma soprattutto è l'istanza emotiva che si allea con il logisticon, il leone che si allea con l'uomo, e dalla loro siummachia, questa è l'espressione, alleanza militare, nasce il governo della parte preponderante della psiche, che è la parte epigastrica, la parte che comincia col diafragma e finisce con l'onfalos, con l'ombelico, e che si avvicina pericolosamente alla genitalità, che è to episiometikon, è l'istanza appetitiva, desiderante o concupiscibile, metaforizzata da una bestia policefala, da un mostro che ha tante teste quanti sono i nostri desideri. E come l'idra, ogni testa recisa prolifera in altre teste, perché il nostro desiderio è virtualmente infinito, illimitato, concludendosi soltanto con la nostra morte. Allora, se quindi una polis funziona, se ciascuna parte svolge la propria funzione. Allo stesso modo, una psiche funziona se ciascuna parte svolge la propria funzione. Ovviamente, cosa può capitare? Può capitare che in una polis, come in una polis, anche in una psiche, la parte che dovrebbe essere governata, disciplinata, la sfera dell'economico pulsionale, prenda il sopravvento alleandosi con il leone. E a quel punto avremo un uomo capovolto, perfettamente ingiusto, cioè il tiranno. Il tiranno è proprio l'uomo capovolto per definizione. Quindi questo mi sembra un elemento importante. Proprio per completare citazione, cioè la risposta alla sua domanda, c'è proprio la prima fonte che vi ho dato, Repubblica 1, 347-48, cioè alle condizioni date, Platone sa benissimo, Socrate sa benissimo che non esiste una polis fatta di soli uomini migliori. Polis andron agazon, di uomini buoni, non c'è. Ma poi usa un verbo, kindiuneuei, ed è un verbo usato in maniera molto ironica. Ipotizziamo il pericolo di una polis fatta di soli uomini buoni. In una polis fatta di soli uomini buoni, dice Platone, noi ci troveremmo di fronte a una situazione paradossale, diametralmente opposta alla situazione attuale. Qual è la situazione attuale? Nell'Atene di allora, come nell'Atene di oggi e nella Roma di oggi, che non tutti gli uomini sono buoni. Questo ci dice un minimo di realismo antropologico.
E in una polis in cui tutti gli uomini, in cui non tutti gli uomini sono buoni, un uomo buono perché accetta di fare politica? Perché accetta di governare? Non perché sia portato a farlo per un interesse, perché in quanto agazzos, in quanto buono, gli sembrerebbe disonorevole governare per un interesse privato. Ma lo farà soltanto, dice Platone, per evitare la zemia megiste, che è la pena più grande di tutte, che è quella di essere governati da uomini peggiori di lui. Questo è l'unico movente alla politica. L'uomo non tende per natura alla politica. Non è uno zoon fusei politikon, un animal naturaliter politicum, come dirà il più geniale degli allievi di Platone, Aristotele. No, l'uomo non tende alla politica. Non escludendo tende. Quindi che lo possa fare per il bene comune. Per ora lo escludiamo, per ora. Cioè, stiamo... è Socrate che ragiona guardando fuori della finestra, guardando la situazione reale. Nella situazione reale, chi è che fa politica? Cioè, perché un uomo giusto si sporca le mani con la politica, sapendo che la politica presenta degli elementi di indesiderabilità? Lo fa soltanto sulla spinta del bisogno, di evitare di essere governato da uno che gli ripugna, che gli fa orrore. Quindi c'è un'istanza difensiva nel fare politica. Ma ipotizziamo, siamo ancora al primo libro, non abbiamo ancora costruito la città in cui tutti gli uomini sono buoni. Immaginiamo una polis in cui tutti gli uomini siano buoni. In questa polis, andron agazon, di uomini, di maschi, andron, genitivo plurale di aner, cioè di cittadini, aner maschio è sinonimo di cittadino, terribile il sessismo del lessico politico greco. In una polis in cui tutti i cittadini siano buoni, il perimacheton, ne abbiamo parlato ieri, che cos'è il perimacheton? È ciò attorno a cui si combatte, cioè la materia del contendere, la posta in gioco, verterebbe sul non governare, non come oggi, in cui litighiamo su chi deve governare, perché ognuno pensa che se governasse l'altro sarebbe peggio per lui. No. In una polis in cui tutti gli uomini siano dichiaratamente buoni, ognuno di noi direbbe: scusa, ma visto che la politica è una rogna, visto che la politica di per sé non produce nessun vantaggio a chi la fa, la funzione di governo in sé per sé non produce vantaggi, perché devo governare io e non lui e non lei? Perché devo essere io a governare? Se governa lei, torniamo a Guizot, io mi sento governato bene da lei, allora perché la rogna deve toccare a me? Dirò: tiriamo a sorte, non perché tiriamo i dadi, non perché io voglia che il dado mi dia ragione, cioè mi dia il governo, ma perché voglio esattamente l'opposto. Perché per Socrate, questo è un punto essenziale, il governare, come ogni attività tecnica, come ogni tecnica, persegue l'interesse, il sinferum di qualcuno che non è il titolare della tecnica, non è il tecnico competente, ma è il destinatario della tecnica. Socrate fa l'esempio che forse i meno stanchi tra di noi avranno già fatto, fa l'esempio del medico. Chi è il medico? È colui il quale è chiamato ad archein il soma, a governare il corpo degli altri. Per lui il medico è un più forte, perché è un tecnico competente. Cioè, relativamente alla iatriche techne, alla scienza medica, un medico morente è più forte del paziente che andrà a operare. Voi direte: ma è un medico morente, sta morendo, è più debole. No, perché il medico morente possiede la techne, il paziente no. In che consiste la iatriche techne per Platone? La tecnica del medico consiste nel prendersi cura del corpo del malato sulla base di una competenza tecnica, sulla base di una scienza, sulla base di un sapere tecnicamente competente.
il medico è più forte del paziente. Il medico, come ogni tecnico competente, secondo Platone, persegue l'interesse del paziente che è più debole di lui. Quindi non è vero che il giusto, che è un tecnico competente, persegue l'utile del più forte. L'uomo, che non è vero che il politico, ho sbagliato, persegue il proprio utile, se è un tecnico competente. Perché se è un tecnico competente, come tutti i tecnici competenti, perseguirà l'interesse del più debole che gli si affida. Il capitano della nave, il pastore. Questo è un esempio che non piace perché viziato di irrealismo a trasero. Ma tutti i tecnici competenti fanno l'interesse dei più forti, non dei più forti. Ora voi direte, ieri sono stato da un dermatologo, mi ha chiesto 250 euro e non mi ha rilasciato la fattura. Vabbè, quindi non è vero che Platone previene la nostra obiezione di uomini profondamente cattivi, perché noi non siamo uomini buoni. La nostra polis non è Agazon, non è Andron Agazon, è una polis di uomini cattivi che pensano male. L'oggetto specifico, l'ergon del medico, della medicina, è la guarigione, la cura del paziente sulla base di una competenza. Poi, che il paziente, che il medico si faccia o non si faccia pagare, cioè tragga un utile oppure no, richiede che il medico aggiunga alla sua competenza di base, che è la sola necessaria a che lo si qualifichi come medico, una competenza accessoria, che può avere o non avere, che Platone chiama, è una genialata totalmente folle, perché del tutto destituita dei rapporti con la realtà, mistotiche, tecne, o tecnica salariale. Cioè, oltre alla tecnica che io devo possedere per essere chiamato medico, architetto, ingegnere, gommista, dentista, devo avere un'altra competenza aggiuntiva, ausiliaria, accessoria, che può esserci come non esserci, dunque accidentale, che serve a farmi pagare. Quindi esistono i medici senza frontiere, i medici di emergency, che sono medici, ma il medico che vuole anche speculare a partire dalla propria competenza, che lui ha e altri no, dovrà aggiungere un'altra tecnica. Platone ricorre a questo espediente anche logicamente molto fallace. Ricorre a questo espediente perché Platone ha come obiettivo la scissione radicale tra il sapere e l'interesse. Trasimaco è molto tranchant, come sempre, rispetto a tutto questo. Quando Socrate fa l'esempio del pastore, Trasimaco dice, da grande scostumato qual è, Socrate, una balia ce l'hai? Socrate risponde, perché mi fai questa domanda? Perché ti lascia colare il naso e non te lo soffia come un moccioso. Cioè tu sei un ingenuo, in buona sostanza. Ma tu pensi che i pastori e i bovari ingrassino il gregge nell'interesse del gregge? O lo ingrassano per mangiarselo o venderlo? Cioè la strega di Hansel e Gretel fa mangiare, fa ingrassare i bambini per filantropia o perché non le piacciono ossuti una volta messi in tavola? Questo è il problema. Allora, tu pensi che chi governa la polis abbia nei confronti del gregge una propensione dissimile da quella dei pastori e dei bovari? Questo mi sembra, questo è un punto di vista molto realistico, molto realistico. È una sollecitazione molto potente. Cioè, pensi che veramente chi fa politica la faccia disinteressatamente, perché dalla politica non ne viene, non ne cava nulla di buono? O dalla politica non cava nulla di buono l'uomo giusto? Perché l'uomo giusto alla fine del suo mandato politico, non so, stamattina parlavo di Bernardo Tanucci, non so, con lei,
grandissimo ministro che insomma morì in povertà, in miseria, morì molto più povero di come era entrato in politica. Ma è un'eccezione. Trasimo che dice, insomma, l'uomo ingiusto che fa politica è un uomo che conclude la sua parabola politica arricchitosi. Mentre l'uomo giusto no, assolutamente no. L'uomo giusto avrà fatto politica perseguendo l'interesse degli altri e inimicandosi in questo modo tutti, anche i suoi familiari, anche i suoi amici, che gli avevano per esempio chiesto favori che lui non è stato disposto a fare. Perché? Perché è un uomo giusto. Trasimaco domanda, ma quando c'è una società commerciale, la società tra, e si scioglie tra un uomo giusto e un uomo ingiusto, chi ne esce meglio dopo lo scioglimento della società? Il giusto o l'ingiusto? L'ingiusto. Quando c'è da pagare le tasse, l'esempio lo fa Platone, quando c'è da versare tributi, da pagare le tasse, chi versa più tributi a parità di reddito? Il giusto o l'ingiusto? Giusto. Il giusto. Perché? Perché è giusto. E quando c'è invece da prendere, e ancora l'esempio lo fa Platone, io lo imbarbarisco solo docendi di causa, c'è da far arrivare i fondi dell'Unione Europea, chi ci guadagna di più quando si tratta invece di prendere dallo Stato anziché dare? Il giusto o l'ingiusto? L'ingiusto. Perché? Perché è ingiusto. E allora, secondo argomento di Trasimaco, qual è la forma di vita più consigliabile, la forma di vita preferibile, la migliore forma di vita, la forma di vita che guadagna a chi la esperisca la maggiore eudaimonia possibile? Quella dell'ingiusto. E chi è l'uomo più felice di tutti? L'uomo che può massimizzare la propria adichia, la propria ingiustizia. E chi è che può massimizzare la propria ingiustizia? Il tiranno. Perché il tiranno può fare tutto e nessuno gli chiederà conto, nessuno gli chiederà il rendiconto di quello che ha fatto. E allora, il tiranno è l'uomo più felice di tutti, secondo Trasimaco. L'operazione di Socrate sarà quella di erodere alle fondamenta questa convinzione. Quindi è un discorso estremamente complesso, ma capite bene come questa, capite bene quanto sia efficace Trasimaco e quanto Trasimaco imponga delle risposte che non possono esaurirsi in un libro. Glaucone stesso sarà un erede di Trasimaco, rilancerà quanto detto da Trasimaco, ammansito alla fine del primo libro. Il lupo ammansito, è quasi un finale quello del primo libro, eugubino, sembra l'episodio eugubino della vita di Francesco d'Assisi. Probabilmente Francesco d'Assisi non ha ammansito un lupo, ma ha ammansito un ex bannitus, cioè un uomo messo al bando dalla comunità. Quindi che era stato sì, quindi c'è un bellissimo libro di Caprettini su questo, San Francesco, il lupo e i segni, cioè probabilmente non era un lupo, ma era un uomo fuori dalla comunità, quindi che si comportava come un lupo e che è stato dalla persuasione di Francesco ricondotto al rispetto del patto sociale. Ma è interessante notare in termini teatrali che alla fine del primo libro Trasimaco, che aveva fatto irruzione a Osperserion come un lupo, come un tiranno, un uomo tirannico, nel discorso, arrossisca come una vergine. Aveva sudato molto, incalzato, e poi arrossisce come una ragazzina. Incredibile. Però quello che ha detto Trasimaco non è indolore, perché lascia traccia nelle parole di Glaucone, poi di Adimanto, e Socrate dovrà rispondere sempre a Trasimaco, cioè a questo metallo freddo, direbbe Roberto Esposito, cioè proprio a questa prospettiva così impietosa, così disperante su quello che noi siamo, fondamentalmente, ma su quello che noi siamo, ma non dobbiamo essere. Perché quella è la questione. La che è il problema dell'animale pericoloso. L'animale umano è un animale pericoloso.
poi anche la tipologia filosofica del Novecento insisterà su questa cosa. Quindi il problema è come organizzare questa pericolosità per avere una convivenza su un zen, no? Che sia EU, che sia felice, no? Certo. Che sia connotato da, caratterizzato da una certa felicità. Questo è il grande problema, penso. Però se sì, è molto bello quello che hai detto, perché mi consente di dire due cose, scusami. Perché i seminari hanno questo di bello e di brutto, che dimentichi la tua scaletta e poi... Però è molto, molto giusto. Quello che tu dici ci fa capire come finanche la Repubblica, la Callipolis, la città conforme a un disegno perfetto, a una Costituzione quella giusta... Quella è una delle risposte. Ha dentro di sé. E qui il verbo italiano è molto utile. Contiene. Perché il verbo contenere significa sia tenere dentro sia tenere a freno. Contiene una parte selvaggia di cui non può fare a meno. Cioè i Fiulaches sono rabbiosi cani da guardia, forti, creitones, violenti. Il problema è, è che siano educati. Quindi il problema è la paideia, addestrati in modo tale che dirigano giustamente la propria forza, difendendo la polis dal nemico esterno e contenendo l'ordine interno. Ma ieri abbiamo fatto l'esempio del Deinotaton e Aeschiston, cioè del caso più tremendo e vergognoso di tutti, cioè quello di educare dei cani da guardia. Vi ricordate che anziché fare la guardia mangino il gregge per un attacco di rabbia? Cioè il problema di Platone, cioè Platone ci fa capire che noi abbiamo bisogno della polizia, di un corpo di polizia, dei carabinieri, però carabinieri è salvo d'acquisto e carabinieri sono quelli che hanno menato Cucchi a morte. Certo. Non voglio anticipare sentenze, un esempio, insomma, voglio dire, c'è il caso della Diaz. Nel caso della Diaz di Genova noi abbiamo i cani da pastore che degenerano in lupi. Ora, questo problema che noi viviamo come eccezionale è per Platone il problema. Cioè noi dobbiamo, è come nel finale dell'Orestea, quando Eschilo seppellisce le Erinni, colloca le Erinni leggermente sottoterra, ma le Erinni possono sempre ritornare. Cioè la violenza politica che la politeia giusta canalizza orientandola verso un obiettivo giusto può in ogni momento degenerare e diventare una causa di entropia all'interno della comunità politica. Voi pensate cioè, Platone diventa una griglia interpretativa utilissima per comprendere la Grecia dei Colonnelli, per comprendere l'Argentina, il Cile di Pinochet, cioè per comprendere come in molte grandi dittature le forze dell'ordine, userei proprio forze dell'ordine come sintagma filosofico, non nel senso proprio banale del termine, quindi la forza dell'ordine, la forza preposta all'ordine e l'ordine della forza, quindi giocherei sul genitivo, soggettivo e oggettivo, possa in un certo senso esplodere o implodere, meglio ancora, rivolgendosi contro il proprio e quindi derogando la propria funzione istituzionale. Quindi c'è una precarietà, una instabilità anche della Callipolis, come di qualunque organizzazione che abbia nel suo seno e anche come nucleo germinale un corpo di difensori, un corpo più forte delle altre parti del corpo politico, un nucleo più forte delle altre parti del corpo politico. Questo Platone lo capisce meglio di chiunque e prima di chiunque. Non a caso ieri abbiamo parlato della tirannide. Che cos'è la tirannide se non... Il tiranno non è un agente patogeno esterno, non è uno che viene da... Il tiranno è uno di... È un uomo tirannico in una comunità di potenziali tiranni
È uno che diventa, è uno di noi che da demagogo, da prostate studemu, diventa tiranno a seguito del tirannico haitem, della rivendicazione tirannica, dotandosi di che cosa? Guarda caso, proprio di una milizia personale. Questa milizia personale diventerà poi demofaga. Quindi mi sembra importante. La seconda cosa che volevo dirvi poi, e che fa riferimento anche al quinto libro, è molto interessante che il quinto libro, io avrei solo voluto parlare solo di quello, quindi in realtà non è proprio cominciata la seconda puntata del è veramente inquietante tutto questo. Il quinto libro si apre in maniera interessantissima, cioè nel quinto libro Socrate dice, vabbè, allora parliamo delle costituzioni, delle costituzioni che ci sono. Lo fermano, dice, aspetta un secondo, già voglio andare a descrivere una fenomenologia costituzionale. Lo fermano, dice, no, un momento, cioè tu hai detto sta cosa, l'hai lasciata cadere così, coinata filo, mi fichi, ma fammi un po' capire a quali condizioni è realizzabile la Costituzione giusta, a quali sono le condizioni di, non di pensabilità in astratto della comunità politica, ma di sua realizzabilità concreta. Socrate risponde con le ondate successive che arrivano poi all'ultima ondata, che è quella dei filosofi re o dei re filosofi, ne abbiamo parlato ieri. Ma c'è una cosa che non ho detto ieri che è fondamentale: gli amici, gli interlocutori, Glaucone, Adimanto, Trasimaco stesso, ammansito, il leone, lupo, oramai mansueto, vergine, che arrossisce, gli dicono, Socrate, che ha paura, finge di aver paura del geloion, del ridicolo da cui siamo partiti, Socrate, non temere, qui non sei in un qui dentro non sei in un ambiente ostile, sei tra amici. Socrate finge di avere delle remore, Socrate è un grande figlio di buona donna, è molto sicuro di sé, della Repubblica, ma l'ironia consiste anche nello schermirsi, nell'autosovversione, quindi finge di avere delle remore, finge di dire mamma mia adesso che domandona mi fate, quella delle condizioni di realizzabilità, cioè finge di aver paura e dice io mi renderò ridicolo perché i suoi argomenti saranno paradoxan, saranno paradossali, però loro gli rispondono, guarda che qui è una risposta molto interessante, qui sei tra amici, sei in un ambiente non ostile, non refrattario alla parola filosofica. Qui, non fuori. Perché questo è, questo è il punto fondamentale. Però rispetto a quello che dicevi tu prima, di questa, della possibilità della degenerazione interna, sì, no? Della Calliopolis, l'altro grande problema, l'altro grande livello è il caos che in linea di principio regnerebbe all'esterno, sì, della Calliopolis. Cioè, se noi... Ma non c'è un esterno della Calliopolis, stai attento. Cioè, l'esterno della Calliopolis sono altre polis, con cui lì entriamo nel diritto internazionale, cioè entriamo nelle relazioni internazionali. No, però dico, un problema che vi porrei alla fine della lettura della Repubblica è, okay, va bene, noi possiamo la nostra Calliopolis, però che ne è del... di ciò che ci... Lui dirà siamo più forti, per un motivo è molto bella la tua domanda. No. Socrate se... cioè, l'umanità, cioè sì, il destino dell'umanità, qual è? Si ferma alla Calliopolis o c'è un'umanità che sta fuori dalla Calliopolis di cui sostanzialmente ce ne freghiamo? Cioè, per dirla proprio in maniera brutale. Sì, perché la... il problema degli stranieri, ma non solo degli stranieri, cioè le sorti dell'umanità che sta fuori dalla Calliopolis, quali sono? Non lo sappiamo. Se stiamo a Platone, sono un non problema. Platone non si preoccupa dell'umanità. Platone si preoccupa di una Calliopolis, cioè di una città abbastanza grossa, che nasce piccola, ma che poi evolve o degenera in una grande città, i cui cittadini siano a loro modo tutti giusti.
quello che accade all'esterno sarà un grande problema dello stoicismo. Cioè noi dobbiamo aspettare gli stoici, perché ci si può, lo stoicismo si può, greco prima e romano poi, con tutte le differenze tra lo stoicismo greco e quello romano, si porrà poi il problema dell'umanità. A questo livello non c'è. Non è un modello universale. No, no, capito, questo è il... Ma assolutamente no. Ma è chiaro, assolutamente non è un modello universale. Ma nessuna farmacologia è un modello universale. Certo. Però forse diciamo il comunismo. Vabbè, cioè, dico anche questo, no? Nella concezione marziana l'internazionalismo era decisivo. Perché se Platone, no, viaggia per... Sì, a Siracusa, esatto, certo. Fuori dal contesto, sì, in cui vive, è, sì, perché il modello è esportabile. Cioè il problema è che tu non puoi aspettare di crearlo universalmente. No, però lì si può anche leggere la cosa, come tu dicevi ieri, andiamo a vedere se è realizzabile, sì, se è Siracusa. Per questo dico, sì. Sì. Cioè, poi su questo c'è... Se si realizza è esportabile, sì, si può realizzare. Si può realizzare. Se si realizza. Se si realizza, a quali condizioni, sì, a quale, esatto, prezzo. Il problema radicale è, certo, quello. Ma certo, si realizza, poi se si realizza allora possiamo realizzarlo ovunque, ma il problema è la fattibilità vista, no, queste condizioni reali, visto eccetera. Ma c'era stata la detto, città di Pitagora che era governata dai filosofi. Sì, io sì, sì. Ma non è soltanto anche Napoli, che è la città più incasinata del mondo, nasce su una pianta pitagorica, è una città perfetta. Napoli era un modello di città ideale perché era pitagorica. Forcella si chiama così, che il quartiere, voglio dire, di Napoli, uno dei quartieri più inquietanti di Napoli. Forcella è meraviglioso, ma inquietante, perturbante proprio. Si chiama Forcella perché è una lambda, cioè risponde al disegno di una lambda, cioè incredibile. Cioè a Napoli abbiamo la coesistenza di un'istanza d'ordine pitagorica, cioè di una corrispondenza della forma urbis a una pianta pitagorica, un'armonia pitagorica ideale. E poi abbiamo l'esplosione dell'organico, del vegetativo, del selvaggio, del ferino, dell'informe, del gioco tra forme, tra forma e informe, è in fondo il grande gioco della politica. Cioè, però la politica alberga dentro di sé l'informe, che è il desiderio poi, il grande sforzo di Platone è quello di tenere, in un certo senso, tenere a freno, contenere l'informe, di cui però hai bisogno. Sì, 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 ma questo è... Insomma, la Repubblica parte due volte. La prima quando interviene Trasimaco, la seconda quando c'è un'obiezione, Socrate comincia a raccontare la fondazione della polis e racconta di una polis, dice, vediamo come nasce una polis, e costruisce una polis che Platone chiama anankaiotate polis, cioè una polis di stretta necessità, in cui abbiamo una piccola polis, poche persone, perché ci sono pochi, perché tutti i desideri, gli epiziumiai, si riducono, si risolvono in bisogni. Per cui c'è una frugalità diffusa. Le persone vogliono mangiare tutto al più un po' di poco pane, un po' di orzo, delle ghiande. Quando Socrate dice ghiande, scoppia il finimondo, perché gli si dice... Tu non stai disegnando nel discorso una polis reale, stai disegnando una polis che non ci serve a niente, perché l'uomo non vuole il pane, vuole anche il companatico. L'uomo non vuole un'alimentazione vegana, vegetariana, no, l'uomo vuole un'alimentazione carnea. Vuole le flautiste, vuole le etere, vuole gli spettacoli teatrali, vuole i dolci che arrivino dalla Sicilia, giuro, è la Repubblica, insomma. Cioè vuole aggiungere all'anankaion il non anankaion, il superfluo. E allora, qualche mese prima di Umberto Veronesi, Socrate risponde, ah, volete l'alimentazione carnea? E allora se c'è l'alimentazione carnea ci sarà bisogno nella polis anche dei medici, perché ci si ammalerà prima, ci si ammalerà di più, giuro. E quindi avremo bisogno dei medici, dei chirurghi. Poi tu vuoi le flautiste, bene, ci vogliono le flautiste, ci vuole anche chi costruisce i flauti. Poi vuoi appunto la carne, ci vogliono gli allevatori di bovini, i macellai, e poi ci vorranno i mercanti, e poi la polis cresce. Cresce in rapporto al desiderio.
Cioè c'è un rapporto di proporzionalità tra il desiderio che cresce e la polis che avrà sempre più bisogno di spazio. E una polis che ha bisogno di crescere spazialmente è una polis che necessariamente andrà a urtare, con il desiderio, contro il desiderio degli altri. E per urtare contro il desiderio, per entrare in relazione col desiderio degli altri, ci sarà bisogno di un corpo di soldati, ci sarà bisogno di fiulaches. Cioè di specializzare in seno alla comunità, come è specializzato le flautiste, i teatranti, i pasticceri, i chirurghi e via discorrendo, avrai bisogno dei soldati, che saranno essenziali nel passaggio da una polis anancaiotata a una polis triufosa, cioè la polis gonfia di lusso. Ma questo passaggio fa ripartire la Repubblica. Perché, come era accaduto con Callicle, con una obiezione di Callicle sempre sul desiderio, a Socrate nel Gorgia, così nella Repubblica abbiamo bisogno di questa obiezione. Non sappiamo che farcene di una polis in cui ogni cittadino autolimiti le proprie pulsioni ai bisogni. Io voglio una polis la più possibile prossima alla polis reale, che è contraddistinta dal desiderio. Non a caso il desiderio è nella psiche la parte desiderante e la parte preponderante, è la parte più grande, la bestia policefala. Quindi questo mi sembra, a proposito del realismo platonico, questo è il realismo, cioè obiettare a Socrate che il semplice non funziona. Disegnaci una polis in cui il desiderio ci sia, ma sia ben governato. Non a caso Platone, con buona pace di molte interpretazioni repressive e regressive di un certo platonismo, Platone dice che la bestia policefala non va né ingrassata bulimicamente né affamata anoressicamente, ma va nutrita secondo quella che in termini aristotelici già potremmo definire una mesotes, cioè una misura giusta, una medietà. Questo mi sembra molto importante. Oggi pomeriggio inevitabile incrociare Platone e Aristotele, cioè non, perché tutto quello che, la selezione, diciamo, di brani, di fonti, di passaggi è già in fondo tutta legata alle obiezioni possibili di Aristotele. Per il grande problema sul discorso, ed ecco, mi era sfuggito il diritto delle relazioni internazionali, quarto libro. Platone dice una cosa molto, molto importante. La grande virtù, la grande qualità, il valore aggiunto della Callipolis è quello di essere una. Cioè l'unità profonda, la coesione profonda tra le parti. Per cui il dolore di una parte diventa il dolore della totalità. E il piacere di una parte diventa il piacere della totalità. Tant'è che si spinge oltre arrivando alla metaforica organica, organicistica, la polis come corpo. Se io mi do una martellata sull'indice, mi sento male tutto. Per cui noi dobbiamo portare la polis ad essere come un corpo, in cui le parti ci sono, ma non sono disarticolate, ma c'è un unum che le tiene insieme, sempre. E quanto più è una la polis, tanto più sarà forte nella relazione di guerra con le altre poleis, che saranno più deboli, perché anche se più grandi non saranno coesi al loro interno. Qual è il fattore di divisione interna? L'idiosis, l'idion, il privato, la divisione degli altri, la divisione. Perché in una polis in cui ci sono i possidenti e i non possidenti sarà sempre una polis in guerra intestina, perché il rapporto tra chi ha e chi non ha, chi ha tantissimo e chi ha pochissimo, sarà sempre un rapporto, una lotta di classe, inevitabilmente. La polis non sarà una, saranno due poleis, quella dei ricchi e quella dei poveri, in guerra fra loro. E questo è un, diciamo, un discorso che presuppone un antenato di Platone, secondo qualcuno, che era Solone. Nelle elegie di Solone, il presupposto, diciamo, reale delle elegie, storico, è la divisione profonda della polis tra due estremi: possidenti e non possidenti, ricchi e poveri.
che stanno fra loro in guerra permanente, si detestano, in mezzo a loro chi si colloca interponendosi come un arbitro, dettando legge da una posizione di terzietà e neutralità, per cui la legge svolge una funzione di arbitrato, il nomoteta, il legislatore, Solone stesso, il quale si erge come uno scudo tra le parti. Le leggi sono uno scudo, compositore dei contrasti, che compongono il conflitto sociale, impedendo alle parti di venire a contatto. Quindi la zona a partire dalla quale si legifera è una zona neutra, super partes. Vedete com'è lontana la posizione di Solone da quella che sarà la posizione di Trasimaco. Questo una cosa che mi viene in mente, sì. No, vorrei forzando l'idea, però quello che rispetto all'unità, quello che è l'obiettivo, no, dell'unità della polis, sì, ovviamente andando oltre quello che era l'orizzonte platonico, ma per rispondere anche alla questione di Angelo, si potrebbe poi riproporre una chiave internazionale. Certo. Cioè non è detto che io proprio la citazione del libro mondiale. Sì, cioè il libro quarto, per sì, sia. Noi non fondiamo il nostro Stato per una sola classe, tra sì, quelle per renderla più felice, perché sia felice, di una speciale felicità, ma perché l'intero Stato vuole la sì, massima possibile, sempre possibile. Di una la stessa cosa può essere posta, certo, no, sul piano internazionale. Sì, assolutamente. Perché nulla vieta che un'idea assolutamente di come possa anche. Perché quella è una crescita quantitativa, quindi diventa sempre più difficile. Ma questa è già la interpretazione che possiamo dare noi. Sì. Platone, non è no, posta dell'orizzonte della polis, perché è l'orizzonte quello no, storico. Anche perché, scusami, ti faccio un'obiezione, sì, non un'obiezione, prima un'integrazione, poi ti rubo. E questo è molto interessante. Mentre per noi la guerra è il negativo della politica, cioè nel linguaggio comune, certo, noi diciamo, per noi la politica è diplomazia. Quando scoppia una guerra, diciamo la politica ha fallito. Per i greci la guerra è l'insè della politica, cioè un nesso tra polis e polemos, addirittura secondo qualcuno è etimologico, per cui avrebbero lo stesso etimo la polis e la guerra. Ma non solo, Lucio Bertelli, che è un grande filologo classico e storico della Grecia antica, molto bravo, che viene dalla storia del pensiero politico, che sta curando una magnifica edizione della Politica di Aristotele per l'Erma di Brett Schneider di Roma, ha fatto una notazione intelligentissima, e chiudo su questa, ti ridò subito la parola. Per noi la guerra va dichiarata, perché la guerra è un'eccezione rispetto alla pace. Per i greci era l'opposto, la pace veniva dichiarata, nel senso che era una sponsio che veniva dichiarata, perché Eirene è una condizione eccezionale. La relazione, Eirene la pace, la relazione normale, ontologica potremmo dire, tra comunità politiche, cioè tra poleis, è una relazione di guerra. Quindi le poleis sono storicamente ostili al loro interno, perché le parti si odiano, ma ostili anche al loro esterno, cioè la guerra è veramente, Eraclito, il conflitto è proprio sistemico, perfetto. Scusa, no, sto dicendo che mi viene in mente poi, parlando della stessa cosa, ovviamente, Rousseau la analizza proprio nel discorso della disuguaglianza, sì, cioè come si è formata lo Stato, sì, proprio dal desiderio, sì, no, che poi viene gradito e unito e porta poi alla specializzazione. Sì, poi platonico, fino al midollo. Questa cosa mi mancava. Platonico fino al midollo. È incredibile, no, questa centralità del desiderio è incredibile. Veramente incredibile. Come diceva sempre De Getti, è il cavallo nero che fa andare avanti la biga, per Fede. È il cavallo nero che vede l'oggetto d'amore, il bel ragazzo, e vuole zombargli addosso. Ma se non si muove il cavallo nero, la biga resta ferma. Certo, poi arriverà a una giusta distanza dall'oggetto d'amore, ma perché arrivi alla giusta distanza è necessaria questa potentissima spinta che viene dalla pulsione erotica. Quindi la dimensione pulsionale, energetica, è fondamentale. Non possiamo farne a meno. Quindi noi abbiamo costruito un'immagine di Platone fortemente fuorviante. Intendo, quando dico noi, intendo anche un certo riduzionismo,
quindi è molto, il confronto col desiderio è molto importante, anche perché non è un confronto, insomma il grande tema è il governo del desiderio, perché governo del desiderio può significare due cose, può significare riuscire, una cosa virtuosa, riuscire a governare il desiderio canalizzandolo e orientandolo verso il bene, ma governo del desiderio genitivo soggettivo può anche significare il desiderio che governa, cioè mettere il desiderio sull'acropolis, Eros e Priapoli Gadda, è il desiderio che governa. Il desiderio governa sempre, secondo i critici radicali della democrazia. È sempre il desiderio governare. Perché, per esempio, dice Gadda, non è Logos, ma è Eros che determina il consenso. Il consenso si orienta su una base non logica, non logicistica, non razionale, ma erotica. Cioè noi tributiamo onori e consenso ai leader politici non perché mossi, guidati da un calcolo razionale che esiste soltanto nelle sofisticazioni degli economisti, per esempio, o di qualche politologo ottimista, ma sulla base di Eros, che non è pianificabile, che è acosmico per definizione, disordinato, disordinante, contingente. Volevo chiederle, sì, che mi aiuti a chiarire una sì, questione sulla quale da tempo io mi sto arrovellando. Io non sono un filosofo né uno studioso, diciamo, sistemico o sistematico di filosofia, perché sono un giurista, molto più modestamente un operatore del diritto, perché sono un magistrato. Però ho una grande passione, per non dire un grande amore, per la filosofia del diritto, politica in particolare. Quando mi sono avvicinato a, diciamo, alle prime letture di filosofia politica, una delle pagine, e sono veramente felice di essere capitato in una sessione che ha avuto per oggetto la Repubblica di Platone, soprattutto il dialogo tra Sinope e Socrate, perché sono sempre stato colpito e ho sempre riflettuto molto sulla frase di Trasimaco che lei ci ha mirabilmente commentato: la giustizia è l'utile più forte. E come magistrato non potevo non interrogarmi, certo, ovviamente sulla profonda verità di questa affermazione. Allora il dubbio che io ho sempre avuto, e le chiedo di aiutarmi a dirimerlo, è proprio questo. Io ho sempre concepito, ma credo di essere in buona compagnia, l'affermazione di Trasimaco, secondo cui la giustizia è l'utile più forte, come una metateoria o una metaverità, che credo abbia la funzione, almeno io, può darsi che sia che andiamo forse al di là delle intenzioni di Platone, ma credo di no, conoscendone la grandezza. Io credo che Platone abbia voluto, e lì i filosofi del sospetto, penso a Marx, ci hanno dato questa lettura, ha sostanzialmente voluto metterci in guardia su quella che alcuni chiamano come la natura mimetica del potere. Ora, se questa lettura... lei pensa a Girard, pensa a Girard. Esatto. Se questa lettura è corretta, allora io penso che, e vogliamo fare una trasposizione nei nostri giorni, la frase di Trasimaco, quindi sostanzialmente il pensiero di Platone, addirittura ci porta a quella che oggi in termini moderni noi chiamiamo, attenzione, addirittura al paradosso della democrazia, che è la tirannia della maggioranza, sì, per esempio. No? Allora io mi chiedo se la funzione del dialogo platonico era quella di metterci in guardia da questo pericolo, come si giustifica questa lettura, sembra che sia fondata, con la vexata questio della cosiddetta antidemocraticità di Platone, che poi è una questione che io dico vexata questo, ma in realtà pare che non sia tanto vexata, perché credo che sia diciamo un'opinione condivisa, anche se ci sono stati dei tentativi di recupero di una visione, di una lettura diversa di Platone come diciamo studioso non antidemocratico. Penso a Popper, che pur avendo ammirato come grandissimo, ha detto cose terribili in La società aperta ai suoi nemici. Quindi io le chiedo, qual è la sua opinione sull'assunto condiviso della antidemocraticità della costruzione politica di Platone? Sì, quindi abbiamo parlato
ieri, ieri abbiamo parlato e... Ma io non voglio farla ripetere. Mi voglio ripetere perché innanzitutto la domanda è bellissima, quindi richiede specie in entrambi i corni della questione. È molto bella, molto articolata, è importante, e non esaurirò la risposta. Per concludere, dimenticavo che io partirei da lì per giustificare, se vogliamo, l'evoluzione, per esempio, del pensiero costituzionalista. Zagrebeschi dice che in fondo le costituzioni moderne, le costituzioni scritte rigide, non sono altro che una positivizzazione del diritto naturale per limitare il potere. Quindi, ecco, questa frase, che secondo me ha la funzione di metterci in guardia, non la trovo compatibile con la presunta posizione antidemocratica di Voltaire. Ecco, questo è il mio dubbio. Sì, sì, no, questo è ancora più difficile come domanda, l'integrazione. Venenum in cauda, lei ha fatto come il tenente Colombo, la cui domanda decisiva era sempre rivolta dopo che aveva rimesso, cioè dopo che era proprio sulla soglia, e quindi quando se ne stava andando, per cui tu eri convinto di averla fatta franca, e andandosene si voltava e ti poneva la domanda. Quindi questo è fantastico, e denota anche un vizio professionale, probabilmente alla fine è divertentissima. No, è una domanda magnifica, io proverò a rispondere. Allora, sarò molto brutale poi nella prima parte della risposta, cioè è evidente che un'affermazione come quella della Repubblica, in cui si dice che il plezos è proprio sinonimo di democrazia, cioè la maggioranza, plezos viene da pimplemi, pimplanai, quindi riempire, il plenum, quindi la dimensione assembleare è incompatibile con la filosofia. Cioè è impossibile che la maggioranza, la moltitudine sia filosofa. Essendo impossibile che la moltitudine sia filosofa, ed essendo i filosofi, in quanto soli depositari del Megiston Mazema, che è l'idea del bene, i soli, diremmo noi moderni, legittimati, autorizzati a governare secondo giustizia, cioè secondo natura, secondo una legge conforme a natura, è evidente che Platone non può essere democratico. Cioè c'è proprio una nella Repubblica, c'è una radicale incompatibilità tra filosofia e democrazia. Tant'è che il discorso sullo xenicon sperma è un discorso legato proprio alla democrazia. Cioè gli ateniesi hanno avuto il colpo di fortuna, a Napoli diremmo in altro modo, di vedersi arrivare, capitare, nascere fra loro un personaggio come Socrate, che hanno fatto, non solo non l'hanno ascoltato, l'hanno processato e condannato a morte. Quindi questo mi sembra un passaggio essenziale. Però Platone, la sua domanda è magnifica per questo, e si integra poi con quella altrettanto bella che hai fatto tu prima, cioè Platone è sempre molto ambivalente, sempre molto oscillante, e quindi dobbiamo esercitare poi il sospetto su quello che dice, perché nella settima lettera c'è il racconto dei viaggi a Siracusa, ma nella Repubblica Platone dice in fondo che l'odio di Platone non è verso la democrazia, ma è verso tutte le forme politiche diverse dalla sola forma politica, l'aristocrazia, chiamiamola così per semplificazione, giusta. Perché tutte le forme politiche diverse dall'aristocrazia in realtà prefigurano, anzi preludono alla tyrannis, alla tirannide, cioè all'escaton poleos nosema, alla malattia terminale della comunità politica. Tutte le forme politiche non sono che l'incubazione, dal meno grave al più grave, del male politico, che porta poi al male politico più grande di tutti e più grave di tutti, che è la tirannia. Quindi non è che Platone ce l'abbia soltanto con la democrazia. Platone ce l'ha con la democrazia in quanto sottrazione violenta del Kratos agli oligarchi e prefigurazione, che sono soltanto i più ricchi, prefigurazione della tirannide. Quindi tutte le degenerazioni della forma politica perfetta conducono alla tirannide. Non solo che passaggi successivi di una lenta o veloce, ma comunque inesorabile, approssimazione alla tirannide. Quindi la democrazia è radicalmente criticata da Platone nella Repubblica perché è incompatibile con la filosofia, perché è proprio in aperta contraddizione
anzi in aperta guerra con la filosofia, ma anche perché preludio alla tirannide, che è la malattia mortale della polis. Nelle leggi, che sono l'ultimo enorme dialogo di Platone, che è un dialogo di sicuro non scritto da Platone, ma è un dialogo platonico accademico, quindi di scuola, scritto da Filippo di Opunte, ma probabilmente dettato addirittura, secondo qualcuno, da Aristotele. Quindi ci sarebbe addirittura Aristotele dietro le leggi e dietro Platone, quindi pensate a che groviglio di problemi, non filologici ma filosofici. Nelle leggi Platone ha un incredibile ripensamento autocritico, autocensorio quasi, proprio una revisione radicale. Nelle leggi Platone ragiona in questo modo: abbiamo esperito l'impossibilità di persuadere una comunità democratica. Il filosofo che pretenda di parlare a una democrazia fa una brutta fine. Fa una brutta fine sulla scena comica, perché Aristofane chiude le nuvole con Strepsiade che dà fuoco al frontisterion dove insegna Socrate. Ed è inquietante questo finale. Vi spiacerà moltissimo a Voltaire, per esempio, questo finale delle nuvole. E poi l'esempio più clamoroso è l'esempio storico di Socrate, voglio dire. Socrate prova, abbiamo detto, a formulare la diagnosi e viene respinto, viene condannato. Ma va bene tutto questo, la democrazia è preludio alla tirannide nella Repubblica. Nelle leggi Platone ci dice: esperito questo fallimento, cioè questa persuasione invano di una comunità democratica, il filosofo forse cosa dovrebbe fare? Dovrebbe andare da un tiranno. Dovrebbe andare, perché è impossibile persuadere una comunità democratica, ma si fa prima e meglio, dice lui, tachista e malista, ad andare da un tiranno e a convincerlo. E se un tiranno si convince della bontà della tesi di un filosofo, il disegno ideale della Politeia potrà realizzarsi. È molto interessante questa ipotesi. Quindi io direi c'è una radicale disperazione nei confronti della democrazia da parte di Platone. Nei confronti della tirannide invece no. Perché l'interlocuzione è più facile. L'interlocuzione è più facile. Il problema è che se la tirannide è conseguenza della democrazia, paradossalmente riabilitare la tirannide potrebbe implicare anche una parzialissima riabilitazione della democrazia. Ma mi sembra tendenziosa questa interpretazione. Ora, Trasimaco e la democrazia. In fondo Trasimaco, Trasimaco fa un'operazione molto simile a quella di Socrate nell'ottavo libro. Cioè, Socrate dice nell'ottavo libro: tutte le forme politiche diverse dalla aristocrazia che regge la Callipolis e che la sola costituzione è giusta sono sbagliate, malate, ingiuste, tutte. Però potremmo dire né grada o gradua l'ingiustizia. Quindi passiamo da forme di malattia, di patologia, meno grave, la timarchia o timocrazia, in cui il bene supremo perseguito dai cittadini è la timè, l'onore, il riconoscimento, che è ancora un ideale omerico, distruttivo tuttavia, a una forma più grave, l'oligarchia, a una già gravissima la democrazia, al peggio che è la tirannide. Nel libro primo, Trasimaco in fondo ci dice che giusto e ingiusto, bene e male, sono criteri di interpretazione, di decodifica, del tutto inapplicabili a qualunque forma politica. Cioè le forme politiche, senza gradazioni, senza differenze,
significative non sono né giuste né ingiuste. Cioè non, perché in qualunque forma politica, governi uno solo, governino i migliori o i più ricchi, governi il demo, in qualunque forma politica le cose funzioneranno in questo modo: detterrà legge il più forte e perseguirà il proprio interesse. Quindi la democrazia per Trasimaco non è né migliore né peggiore della tirannia, né migliore né peggiore dell'oligarchia, che lui chiama aristocrazia, intendendo cosa diversa da quella di Platone. Cioè tutte le forme politiche stanno sullo stesso piano. Quindi ci mette in guardia dal potere. Ci mette, bravissimo, ci mette in guardia dalla strapotenza, cioè dalla pleonexia di chi ha la potenza politica. Perché se noi ci aspettiamo che chi ha conquistato il Kratos si autolimiti, siamo degli ingenui. E qui conta secondo me, quel libello, quell'opuscolo anonimo, quel pamphlet oligarchico dello pseudo Senofonte. Crizia, secondo Canfora, Tucidide, secondo qualcuno, Antifonte, insomma, secondo me quel testo è circolato anonimo anche allora, perché era un testo terroristico, era un testo sovversivo. Nessuno in tempo di democrazia l'avrebbe firmato. Perché cosa dice lo pseudo Senofonte? Ne abbiamo parlato ieri. Dice la democrazia. Che noi oligarchi, che noi aristocratici, che noi estroi, che è un termine per dire i migliori, il meglio, la crema della comunità ateniese, rimproveriamo i cacoi, proprio i poneroi, a Napoli diciamo i fetienti, cioè poneroi, fetenti, cattivi e poveri in canna, questi sono i poneroi, perché i poneroi che hanno preso il potere difendono la democrazia, e accusiamo le loro leggi con le quali perseguono il loro siunferon di non essere eunomia, il buon governo, di non perseguire l'ideale del buon governo delle leggi attraverso la legge, è da sciocchi, è da stupidi, è da ingenui, perché quella che noi chiamiamo eunomia dal nostro punto di vista di aristocratici per loro significherebbe duleia, significherebbe schiavitù. Perché dovrebbero rinunciare alla loro strapotenza sottomettendosi volontariamente a noi? Perché noi siamo i migliori? Perché noi siamo più belli? Perché loro dovrebbero riconoscere la nostra eccellenza, la nostra superiorità, il nostro primato morale, intellettuale, anche politicamente? No, la democrazia non è riformabile. La democrazia per lo pseudo Senofonte non si suicida. Se noi aspettiamo il suicidio della democrazia, noi oligarchi, siamo dei folli. Perché la democrazia, i democratici hanno un istinto infallibile per lo pseudo Senofonte a perseguire il proprio interesse. E continueranno a perseguirlo con quelle che noi chiamiamo le cattive leggi, ma che per loro sono buone leggi. Perché la bontà della legge non è una bontà astratta, remota dal loro interesse concreto, ma è il loro interesse concreto. C'è una differenza radicale tra Platone e lo pseudo Senofonte. Per Platone il demo non è solo folle, è anche stupido, perché docilmente si consegnerà mani e piedi nelle mani di un demagogo che poi degenererà inevitabilmente in tiranno. Per lo pseudo Senofonte questo suicidio non avverrà mai, perché il popolo ha un istinto animale a conservarsi, a mantenersi in una posizione di primato, in una posizione di vantaggio, di interesse. Quindi questo mi sembra un elemento interessante. Ripeto, la prospettiva di Trasimaco è una prospettiva che in un certo senso salva la democrazia, ma perché salva la politica, invitandoci a non avere nei confronti della politica nessuna aspettativa soverchia. La politica è retta da quello che Vegetti chiamava un teorema. Il teorema è proprio questo, il teorema dell'interesse, del nesso tra interesse e potenza. Chi ha la potenza persegue il proprio interesse con uno strumento che Solone pretendeva neutrale, arbitrale, ma che Trasimaco considera uno strumento di parte. Le leggi sono uno strumento di parte. Le leggi non sono uno strumento per comporre il conflitto di classe, sono un'arma nella lotta di classe.
sono l'arma più importante che si usa nella lotta di classe per fare una guerra incruenta. Non è l'inter armas silent leges, no, è proprio sono, le leggi sono armi. Le leggi sono armi. Le leggi sono armi. Ma io dico, ancorché l'affermazione di Trasimaco, perché questo credo che sia abbastanza chiaro nelle intenzioni di Platone, è un assunto riferibile a tutte e tre le forme. Sì, tutte, di, sì. Di e anche alle altre, volendo. E comunque comprende anche la democrazia, per cui sì. Io dico, bisogna allora sostenere che questo non è un argomento spendibile per recuperare una dimensione democratica di Platone? Perfetto, non è assolutamente spendibile. Non, io non la, non, ecco, lo sforzo anche titanico, profondibile, per recuperare Platone alla democrazia è fallimentare in partenza. Per quanto titanico, cioè votato allo scacco. Non si può salvare la democrazia se si adotta un angolo visuale platonico. La si può salvare a condizione che si adotti l'angolo visuale di Aristotele. Questo è il punto, cioè è il grande tema della nostra tre giorni. Cioè, certo, Aristotele è totalmente in ombra, voglio dire, ma è sempre presente, seppure in ombra. Perché Aristotele appunto ci invita a un... ne abbiamo parlato ieri, cioè a fare i conti con un problema che noi oggi affrontiamo. Oggi non c'è dittatore, non c'è regime anche cripto totalitario che non rivendichi a sé lo statuto di democratico. Qualche anno fa uscì un libro del vice direttore di Newsweek International, Farid Zakaria, tradotto anche in italiano, quel libro sulla democrazia, cioè la democrazia ha vinto in buona sostanza. Ha vinto perché, ripeto, non c'è tiranno sanguinario che non si definisca democratico. Platone direbbe, è giusto che il tiranno sanguinario si definisca democratico, perché la democrazia implica nelle sue stesse condizioni ontologiche un esito tirannico. Cioè dalla democrazia si passa alla tirannide, non c'è polarità per opposizione tra democrazia e tirannide. La democrazia è già in se stessa la tirannide. La tirannide è solo, diciamo, il disvelamento, l'inveramento di una premessa tirannica implicita, in nuce, già nella democrazia. Poi su Zagrebelsky è estremamente interessante la questione. Lui, mi ricordo per esempio che nel libro lui ha spesso usato Antigone come modello della Corte Costituzionale, in una sostanza. Cioè la Corte Costituzionale svolge, secondo Zagrebelsky, svolgerebbe la stessa funzione del... Ecco, diciamola bene, c'è una battuta che mi ha sempre inquietato del coro, del corifeo, che è composto di vecchi, non va mai dimenticato, notabili, ma di anziani, Gerontes, Tebani, che come tali non sono andati a fare la guerra, non c'entrano con i sette contro te, perché erano vecchi e non potevano andare. Ma il coro, in quanto vecchio, in quanto composto da vecchi, è, per così dire, portatore, espressione di un sistema di valori, di un sistema di valori, di un nomos o di nomima, fortemente radicati nella terra. Nel primo stasimo c'è un'espressione che noi in tedesco possiamo tradurre nomos der Erde, il nomos della terra di Schmitt. C'è una legge proprio della cora, che è una legge, qui piacerebbe molto a Paolo Grossi, c'è una legge che rampolla, che zampilla dal basso, che germina dalle viscere della terra senza interventi artificiosi e artificiali di legislatori. C'è questa battuta del coro, la stavo già dimenticando, la mia memoria è proprio difetta. Quando Creonte ha, dopo il discorso della corona, il discorso di insediamento, ha detto, ha dettato l'ordine, che distingue il trattamento da riservare a Eteocle da quello da riservare al corpo di Polinice, il coro, e qui c'è stato un gravissimo errore di traduzione in una versione teatrale recente, il coro, nemmeno sotto tortura vi dirò quale, perché è amico il regista, è amico quello che fa Creonte ed è amico il traduttore,
scherzo. Il coro risponde: Enesti soi, è a te, Creonte, sta è in te, en, in latino, questo, questa preposizione, è in te il nomos. Tu puoi, è in te significa sta a te legiferare come ti piace, areskei, quindi secondo il tuo placet, sui morti e sui vivi. Cioè è in te, sta a te attribuire al nomos il contenuto che più ti piace. La lex che placuit principi, questo significa. Sta a te, in quanto tyrannos, in quanto autocrate, in quanto anax, signore di Tebe. Sei il signore di Tebe, hai una posizione di Kratos, bene, è a te il nomos. Quindi, però, affida l'incarico di eseguire l'ordine a uno più giovane di me. Qui c'è una di quelle grandi ambivalenze, ambiguità di Sofocle. Già è un micro un segnale, un sintomo, una spia di un coro che da un lato sembrerebbe ossequioso, timoroso nei confronti di Creonte, il cui nome proprio è riconducibile a Kratos. Non dimentichiamo che tra gli epiteti di Agamennone c'è Creion, quindi è una potenza. Da un lato il coro sembra ossequioso verso Creonte, dall'altro però prende quasi le distanze da questa decisione così traumatica. E allora questa idea che il nomos sia di chi comanda e nella Gon con Emone o Emone, il figlio, Creonte dice che la polis è di chi la comanda, è un'idea che poi alla fine, dopo il pazeimazos, cioè dopo la conoscenza eschilea attraverso il dolore, quindi dopo il ravvedimento, dopo che Creonte è rientrato in sé, e perché ha incontrato Tiresia e ha compreso che deve tornare sui suoi passi, cioè deve... Perché la polis è miasmatica, la polis è contaminata da un miasma, ecco, alla fine Creonte si rende conto che la saggezza è rispettare i catestotes nomoi, cioè è rispettare le leggi catestotes, cioè le leggi prestabilite da tempo immemorabile, cioè la saggezza consiste nel senso del limite, cioè nella consapevolezza che la potenza politica non è onnipotente, perché nel momento in cui la potenza politica si pensa come onnipotente, tant'è che il laico Creonte usa il verbo sebein, che vuol dire venerare, per parlare dell'obbedienza che gli è dovuta, come se fosse un dio. Nel momento in cui la potenza perde il senso del limite, sconfina nella iubris, nella dismisura. E la iubris è sempre associata nella tragedia greca ad Ate, accecamento e castigo. Quindi in un certo senso è molto giusta la sua obiezione, cioè la posizione così radicale, disperata e disperante di Trasimaco ci fa capire tutto l'orrore nei confronti di una potenza politica virtualmente illimitata. Ed è su questo orrore che si fonda poi la grande plastica costruzione della politica, cioè tenere insieme la forza politica, perché la politica senza forza non è. La polis ha bisogno della forza, ha bisogno del polemos, ha bisogno della guerra, ma in maniera altrettanto precisa questa forza deve essere messa in forma, deve essere contenuta, deve essere orientata, organizzata e anche limitata. Da cosa? Questo è il punto. Ecco perché sembra ingenuo il discorso di Zagrebeschi, ma non è affatto. Il 24 agosto è stato dato, io avevo scritto io la motivazione, le motivazioni, il premio Carlo Pisacane
lo dico per la filia borbonica, insomma, è una provocazione, a uno il cui buonsenso è per me rivoluzionario questi giorni, che è Sabino Cassese. Sabino Cassese ha fatto una lectio brevis molto efficace, in cui poi ha detto una cosa interessante, siccome tra Platone e Tocqueville, ha detto, ma non è che cioè il popolo, il demo, può sbagliarsi. Il demo può sbagliare. Quando poi ha ritirato, cioè quando poi ha finito il suo discorso, si è alzato dal pubblico un signore molto molto insolentito da questa affermazione, ha detto, professore, le ricordo l'articolo primo della Costituzione che dice la sovranità appartiene al popolo. Ma l'ha detto urlando proprio alla Trasima. Alla Trasima, bravissimo. È stata una irruzione trasimachea nel sobrio discorso raziocinante, ragionante di un grande giurista che ha il vizio del ragionamento, che ci chiama continuamente a un esercizio critico della ragione. E io avrei perso la pazienza, avrei dato una risposta sconclusionata. Sabino Cassese, con un'eleganza incredibile, ha ringraziato, molto socratica, ironica, l'interlocutore, diciamo, per l'intervento, per l'interruzione, e ha detto, mi limito però a completare la citazione dell'articolo primo della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, ma la esercita nelle forme, nei limiti, nei modi previsti dalla Costituzione. Sì, io sono il ministro degli interni, ma non posso quindi ho dei poteri, ma i miei poteri non possono spingersi alla sospensione dello Stato di diritto su una nave. Se poi si considera che quella nave è territorio nazionale. Cioè ci sono dei passaggi evidenti nei quali che, diciamo, l'unzione popolare plebiscitaria, il consenso, l'unzione popolare, stiamo attenti, plebiscitaria in termini mediatici, ma non in termini numeri, ma i numeri non contano più nulla, in tempo di fake news, in cui i disgraziati sono palestrati, figuriamoci cosa contano i numeri, l'unzione popolare da sola non significa enesti soi nomos, cioè che il nomos è a te, perché pretendere che il nomos si identifichi con me, che io sia la legge, sconfina nella iubris. E poi vi dico una cosa, che c'era un altro signore che ha commesso una violazione gravissima degli obblighi, dei vincoli di xenia, di ospitalità, nel libro canto nono dell'Odissea, e si chiamava Polifemo. E non fa una buona fine chi viola per i greci i vincoli di xenia, di ospitalità. Edipo a Colono vorrei aver accettato. No, Edipo a Colono viene accettato poi alla fine. È interessante, cioè è meravigliosa questa, bellissima. Cioè, Edipo è il farmacos, è l'uomo più schifoso di tutti, è stato buttato fuori, espulso da, se n'è andato, ma insomma, buttato fuori dalla comunità. Edipo finì da Tyrannos, da semidio, esce di scena da Pharmakos nell'Edipus Rex. Nell'Edipo a Colono viene però accolto, verrà accolto da quale demo rurale, da quale demo di Atene, da quale circoscrizione? Colono, che è la circoscrizione di Sofocle. Cioè, Sofocle fa morire, fa trasfigurare. C'è questa sorta di assunzione trasfigurante di Edipo a Colono, nella patria dell'ultimo Sofocle. Sapete, Filottete e Edipo a Colono sono le ultime due tragedie. Sofocle che muore ultra novantenne, pensate per l'epoca che cosa significava la vita di oltre 90 anni, fa morire il suo eroe, quello che insieme ad Antigone gli è più caro, è ad Elettra, gli è più caro, lo fa morire a Colono, a casa sua. Quindi c'è una metateatralità in tutto questo. Quindi, cioè, non bisogna stare. Ecco, per esempio, l'idea che il vincolo ospitale vada rispettato e che il fondamento di questo vincolo non sia un fondamento politico, ma abbia un che di pregiuridico, di prepolitico, è uno di quei
diciamo, di quei contrappunti o elementi di contrasto alla strapotenza che i greci avevano molto chiaro, perché i greci avevano una concezione tragica del potere. È inutile girarci attorno. Sapevano perfettamente che abbandonata in balia delle proprie pulsioni, perché la potenza è libidine, eros, la potenza sconfina nella iubris, nella dismisura, nella bestialità. A questo dico, c'è una trasfigurazione, non perché necessariamente bisogna, ma tenendo il discorso della critica radicale della democrazia, non è che tutto questo discorso, che è molto complesso, si ponga la questione se è necessario una messa in discussione dei fondamenti stessi. Cioè non tanto la democrazia, sì, ma della politica. Esatto, quella che è stata l'idea di democrazia, che non è valida in quanto inevitabilmente va a finire, sì, nella tirata, perché appunto il demo, cioè, non, oggi potremmo, abbiamo fatto 2 anni fa la scuola sulla messa in discussione di quella che è anche, no, il concetto di democrazia, cioè quello che è, sì, la patologia, la malattia, che noi stiamo purtroppo sperimentando. Quindi l'idea non è che bisogna radicalmente criticare per una trasformazione che poi produca... Ma non della democrazia, del frame. Sì, cioè, questo è molto interessante, mi consente di dire una cosa, cioè Trasimaco, cioè Platone poi alla fine del gioco, del giro, della giostra, è Platone. Cioè Platone ci dice che finché noi stiamo nel frame, cioè nel quadro, nel contesto, finché noi ragioniamo inquadrati nel contesto tracciato, delineato da Trasimaco, noi non usciamo da Trasimaco. Quindi il solo modo di cambiare le cose è quello di cambiare il frame, cioè di cambiare il quadro di riferimento. È assurdo, cioè il paradosso, eccetera, eccetera. Sì, paradosso significa proprio questo, cioè la paradossalità significa obbligo di uscire dal contesto al cui interno acquista senso la politica. Finché noi ci muoviamo in quella prospettiva, vince Trasimaco, ha ragione Trasimaco, non a caso, insomma, le parole di Trasimaco sono molto più convincenti di quelle di Socrate. Se apriamo il giornale, se ci misuriamo con la realtà di tutti i giorni. L'unico modo per appunto liberarci da questa legge di gravità della politica è entrare in un'altra dimensione, cambiare il quadro di riferimento, addirittura a livello psichico, a livello di... dobbiamo cambiare proprio il paesaggio, l'antropologia soggiacente ai nostri discorsi. Scusate, professore, c'è una critica di Derrida, sì, al TST di socratico, diciamo, quel bisogno di definire l'essere, di dare delle definizioni di democrazia, perché... è logocentrica. Infatti, perché è viziata da logocentrismo. Eurocentrica, logocentrica. Sì. E in effetti si dovrebbe problematizzare senza arrivare a una definizione conclusiva. Ci sono dei contesti più stabili sicuramente per alcune affermazioni. Lei non è d'accordo su questo? Io penso che sia un po' ingeneroso verso Socrate, sì, perché poi Socrate ce lo dice nel quinto libro, dice noi muoviamo, la nostra ricerca si muove in condizioni di incertezza. Sì. Cioè perché è liberatorio Socrate? Perché in fondo non c'è una verità, una lezia da svelare, da rivelare, di cui lui è portatore. Ma in fondo la ricerca della verità è una ricerca che avviene... tra alti e bassi, provando e riprovando, è come un matrimonio la verità. Però apparentemente, perché anche il primo Socrate, quella poetica, sì, diciamo, no? Vuole portare l'avversario sulle proprie posizioni, diciamo, no? L'avversario è solo un pretesto per poi, diciamo, anche se non arriva a una definizione conclusiva, però sempre delinea un po' che cos'è il bene, che cos'è. È molto interessante la struttura del dialogo, cioè la teatralità del dialogo platonico. Cioè noi a volte siamo portati a mettere in ombra, a sorvolare su contesti, didascalie interne, scene, situazioni che ci sembrano dettagli molto marginali e in realtà non lo sono. Cioè la struttura comica, da commedia, del dialogo platonico
presuppone che ci sia, molto spesso, non sempre, un sofistes molto convinto di quello che sta dicendo. Quindi c'è un soggetto, diciamo, pieno di sé, Gorgia, che dice: forza, fatemi tutte le domande che volete, perché io sono in grado di rispondere a qualunque domanda voi mi formuliate. Quindi c'è una persona molto convinta di se stessa, con un enorme coefficiente, un'enorme dose di autostima, e con una tesi, anche Trasimaco, io dico che il giusto non è altro che l'utile del più forte, molto, molto forte, pronunciata con grande nettezza. Rispetto a questa convinzione è fondamentale, perché attiva il gioco comico, perché il comico si attiva con Socrate che in prima battuta finge di essere vittima della forza persuasiva stessa di questa argomentazione fallace, di cui lui già percepisce la fallacia, e quindi in prima battuta si dichiara quasi vinto ironicamente da questa dalla potenza dell'argomento, e poi comincia con la domanda a erodere alle fondamenta la convinzione. Quindi Socrate non va visto come un maestro di affermazione, ma come un maestro di negazione. Per questo è liberatorio e non è affatto logocentrico. Perché c'è un sofista che dice: le cose stanno così. Lui dice: forse hai ragione, ma che a volte dice, per esempio, quando parla Agatone nel è meraviglioso, quando Agatone tiene un discorso di una bellezza incredibile nel simposio che si svolge a casa sua, questo ha appena vinto il Festival di Sanremo, con la sostanza, quindi ha una festa a casa sua dove vanno i migliori, va il meglio, e si parla di Eros. Quando parla Agatone fa un discorso gorgiano, è come se parlasse Gorgia, un discorso di una bellezza poetica straordinaria. Finisce con un applauso a scena, una standing ovation, che è un modo per palesare non verbalmente il consenso. Prende la parola il povero Socrate e inizia a schermirsi, inizia a dire: ma io come faccio a parlare dopo uno che ha tenuto un discorso così bello, Calon? Io sono un povero disgraziato che tutt'al più, uno parla terra terra, un cafone, un tamarro che persegue nient'altro che la verità. Ora, apparentemente sembra un'autosovversione, ma quando uno ti dice: il tuo discorso è bello, ma io dico la verità, è un figlio di buona donna, o no? Cioè, sei un filosofo che sta parlando. Guardate, dopo una relazione a un convegno, quando ti viene qualcuno vicino e si complimenta dicendo: hai tenuto una relazione molto brillante, dovete stare molto attenti, specie se è un convegno di filosofi o di giuristi, perché la brillantezza dell'argomentazione non necessariamente, anzi, molto spesso non va di pari passo con la qualità degli argomenti, con la oggettività degli argomenti. Cioè l'argomento disadorno, nella sua assenza di orpelli, di ornamenti, di cosmesi retorica, può non essere persuasivo. La capacità espositiva spesso... Quindi a volte la capacità espositiva è fuorviante. Socrate, ma anche nell'Apologia, insomma, Socrate di continuo ci dice: io non sono capace di parlare. Di continuo, che io parlo terra terra, Callic lo prende quasi a male parole, dice: ma tu fai sempre citazioni con i ciabattini, i carpentieri, i muratori, i fabbri, i falegnami, ma parla di gente di un certo livello, quella che tu frequenti, cioè, ti abbassi sempre. Cioè l'adozione del sermo humilis da parte di Socrate è interessante, ma l'obiettivo di Socrate è proprio quello, è un obiettivo strano, cioè quello con tutti questi effetti scenici, lui vuole proprio erodere alle fondamenta una convinzione e gioca di fatto al gatto col topo, perché Agatone in tre battute, Agatone è messo a terra, è schienato, perché il modello è quello della caccia da un lato e della lotta libera, è schienato, è messo a terra, bastano due battute per demolire il discorso bello, che resta bello ma falso, fallace nelle premesse, nelle conclusioni. Quindi in questo poi Socrate ha un grande modello tragico, il Socrate di Platone, che è l'Ippolito di Euripide, perché poi Socrate fa anche un'altra cosa interessante quando dice di non essere capace di parlare davanti a una folla, ma soltanto di parlare con pochissime persone. E Ippolito, che è stato accusato ingiustamente da Teseo, perché sarebbe all'origine falsamente del suicidio di Fedra,
quindi è stato accusato da Fedra, la colpa è sempre di Afrodite, che, non, che è una pessima dea, e non si è fatta i fatti suoi, viene accusato da Fedra, Fedra si suicida, Teseo lo maledice, Ippolito dovrebbe difendersi e dice: io sono Acompsos eis ton oclon, cioè sono Acompsos infacondo, incapace di parlare davanti a, una, a un oclos, a una folla. L'oclos mi, fa, mi, mi rende afasico, mentre sono capace di parlare con delle poche persone dotte, di grande qualità intellettuale. In fondo Socrate, però Socrate parlava anche col popolo. Socrate sì, sapeva parlare con tutti, però dichiara di sé di essere incapace di parlare davanti a una moltitudine. Tant'è che se ci pensate bene, nell'apologia si difende malissimo. Si difende malissimo, perché alla fine diventa, alla fine insolentisce l'uditorio. E l'uditorio, l'audience in un tribunale democratico sono dei giudici. E se tu insolentisci i giudici, poi non puoi lamentarti. Ma inizialmente lui era favorevole alla, alla, alla tirannide, mi pare. Sì, ebbe un ruolo. Socrate e Platone. Era... Sì, sì. Platone era nipote di Crizia. Platone sì, era un nipote di... Era un, sì, c'era cioè, un rapporto di parentela sì, con Crizia, sì. Certo. Sì, sì, sì. Comunque, professore, io probabilmente continuo ad avere una sorta di resistenza culturale, o forse affettiva, per la grandezza di Platone, ad ammettere, ad ammettere questa la sua pretesa antidemocraticità, perché voglio dire, continuo sempre a valorizzare questo passaggio di pedagogia politica, il disvelamento della natura del potere, che a me sembra invece un, come dire, un atto politico democratico di grande valore, che ha ancora valore oggi. Se io penso ad una certa legislatura berlusconiana, sì, e, ma trasino quella, cioè non, è, non sono discorsi astratti. No, lui demistifica. Ma poi mi capita di pensare, però può darsi che le mie considerazioni sono un po', sono solo un tentativo di recuperare questa dimensione democratica di Platone. Per esempio, la pretesa egemonica della cultura dei filosofi. Sì. Io ci potrei anche vedere, per esempio, un invito alla, al principio di competenza nella politica. I nostri politici sono estremamente incompetenti e ignoranti. Quindi dico, c'è secondo me in questa costruzione, ci sono una serie di messaggi che sembrano andare in una direzione opposta alla, alla vulgata, alla communis opinio, secondo cui lui sarebbe stato un antidemocratico. Non lo so. Perché non pensare ad una, come dire, ad una contestualizzazione storica? Certo, questo è il punto. Potrebbe aver voluto criticare la democrazia ateniese. Ma certo, ovvio, solo la quella democrazia corrotta, certo, ma non il modello politico. Però mi perdoni, dottore. Questo... Lui non può che criticare nel primo trentennio del IV secolo quella democrazia. Sì, certo. Cioè, la nostra obiezione, il nostro ascrivere Platone alla tradizione dell'antidemocrazia o della democrazia è sempre viziato o condizionato, diciamo in maniera più neutra, dal nostro presupporre l'intera vicenda storico-teorica della democrazia. Cioè lui si misura con una democrazia che nel 400 vive, allora, il grande problema di Platone, Tucidide, non sarà di Aristotele, ma il grande problema di Platone e prima ancora di Tucidide è che Atene sarà impegnata in una guerra che dura più di 27 anni, 432-404, con Sparta e i suoi alleati, che è una guerra tra democrazia e oligarchia in buona sostanza. Per problemi di egemonia, di talassocrazia e via discorrendo, di egemonia sul mare, di egemonia di terra, per problemi anche di geopolitica molto dettagliati. Quindi c'è una guerra di 27 anni. Questa guerra Atene la perderà e la perde la democrazia ateniese. Una democrazia che non è stata capace di evitare ben due colpi di Stato oligarchici, quello del 411 e quello del 405, cioè la tirannide dei 400 e la tirannide dei 30, quindi ben due push oligarchici.
399 a.C., un tribunale democratico, cioè la democrazia, processa Socrate e condanna Socrate. Socrate stesso era stato protagonista di una difesa fallimentare di Trasillo e Pericle il Giovane. Cioè era stato incapace di difendere i generali che erano stati accusati dopo la battaglia delle Arginuse in un processo politico ordito da Teramene. Cioè la democrazia di Quinto, addirittura secondo le male lingue, voi sapete tutti che Efialte, che era un leader del Partito Democratico, il Partito Democratico da sempre è contraddistinto da lotte fratricide, e Fialte, che era il segretario del partito, diciamo noi, viene assassinato nel suo letto e poi prende il suo posto Pericle. E secondo qualcuno Pericle sarebbe il mandante, secondo qualcuno, le male lingue del delitto politico del compagno di partito, dalla cui morte lui trarrà un enorme vantaggio politico. Cioè la vicenda della democrazia ateniese, che noi siamo abituati a idealizzare, è una vicenda cruenta, inquietante, appunto lei diceva una democrazia corrotta, non solo, ma Pericle che passa per il santino alla democrazia perfetta, c'è un passaggio di Tucidide, incredibile, nel quale Tucidide ricorda, c'è un momento nella guerra archidamica, quando Archidamo, il generale spartano, ha invaso l'Attica, sta devastando i possedimenti, i terreni degli ateniesi, li sta bruciando. Pericle adotta una strategia incredibile, una strategia attendistica, inurba forzatamente gli abitanti dei demi rurali, li chiude nella città, tant'è che si trasforma in una città alveare, immagine di Euripide che poi diventa platonica nel libro ottavo. E chiaramente gli ateniesi che dalle mura di Temistocle vedono devastati i propri campi, osservano impotenti questa devastazione, si incavolano con Pericle. Pericle, che aveva un istinto politico molto forte, coglie che si sta allargando, l'allargamento progressivo ma vertiginoso del dissenso nei suoi confronti, e che cosa fa Pericle? Cioè il Padre Pio, il santo patrono della democrazia, il santino della democrazia, la democrazia esperimento di perfezione, per 40 giorni, dice Tucidide, fa emettere, poi è un gioco molto delicato, un decreto che sospende per 40 giorni ogni possibilità, eliminiamo l'espressione diritto perché è anacronistica, per gli ateniesi di riunione, di riunirsi dal più piccolo siullogos come il nostro fino alla ecclesia, cioè all'assemblea delle migliaia di persone che componevano il popolo di Atene. Perché la motivazione è molto paternalistica, tutoria e autoritaria, perché la temperie emotiva del temperamento emotivo, la pressione emotiva, la temperatura emotiva del demo non lo abilitava a prendere decisioni politiche contraddistinte da eubulia, da una buona capacità di deliberazione razionale. E allora, visto che il popolo, qualora deliberasse, delibererebbe male, bisogna, per prevenire il male, togliergli la isegoria, togliergli la parola, togliergli la parresia, cioè togliergli la franchezza di parola, cioè togliergli proprio gli elementi cardine, chiave della democrazia ateniese. Quindi Socrate, Pericle, per 40 giorni sospende la democrazia per paura della democrazia. Stato d'eccezione. Io difatti feci una cosa dal titolo un po' totoesco, che era non Totò Peppina la Malafemmina, ma era Socrate, Pericle, Tucidide e lo stato di eccezione. La feci a Genova tanti anni fa, poi non l'ho mai pubblicato, però l'ausname sustant, proprio lo stato di eccezione. Bravissimo. Pericle sospende in nome dell'eccezione il vigore della democrazia. Pericle sospende il vigore della democrazia. Quindi è una storia quella della democrazia, inquietante. E nel Gorgia, rispetto addirittura a Tucidide, che pure è così cattivo,
cattivo nei confronti della democrazia, ma salva la democrazia periclea, perché come dice in Tucidide 2.65, di nome era una democrazia, ma di fatto, ergo, la potenza, o meglio, la funzione di governo era saldamente nelle mani del primo cittadino, e Lorenzo Valla, traducendo in latino per Niccolò V, Papa, questa perifrasi, primo cittadino, traduce con principatus, quindi di nome era una democrazia, di fatto era un principatus. Allora, Tucidide distingue nella vicenda della democrazia, diciamo, una negatività, non assoluta ma relativa, perché c'è stata una bella parentesi nella democrazia ateniese in cui ha governato Pericle, ha governato bene perché ha governato contro le premesse stesse della democrazia, ha governato da principe democratico, però Pericle kateiketo plezos eleutheros, cioè teneva a freno il plezos e eleutheros liberamente, la maggioranza liberamente. Ora, davanti a questa lettura del più grande storiografo del tempo, e forse di ogni tempo, Tucidide, Platone fa un'operazione, come l'aveva fatta con Omero, come la farà con Omero nella Repubblica, nel Gorgia, che è un dialogo pre-Repubblica, un'operazione di un coraggio intellettuale e culturale straordinario. È come se dicesse, Tucidide non ha capito niente. Cioè la democrazia ateniese, la democrazia è nelle sue stesse premesse sbagliata. Cioè noi non possiamo distinguere una democrazia buona perché c'era Pericle da una o Temistocle, da una democrazia cattiva perché loro non ci sono. Perché la democrazia è sempre così. Cioè le condizioni della democrazia non le impediscono di degenerare inevitabilmente. Questo è un passaggio di grande inquietudine. Cioè veramente misurandosi con quella democrazia la posizione è critica, è fortemente critica. Platone ha questa posizione critica. Poi è evidente che sì, che io non faccio fatica a me. Lo so. Non è così. Lo so, ma è giusto, ma voglio dire, ma poi la nostra democrazia funziona quando funziona, perché ci sono dei appunto Aristotele, la nostra Costituzione è mista. E la Corte Costituzionale è mista. Voglio dire, la Corte Costituzionale è una tipica istituzione che rende mista la Costituzione, è una sorta di contrappunto areopagitico, aristocratico alla democrazia. Sono molto belli gli studi di Pierre Rosan Vallon, tra gli studiosi recenti, un francese molto bravo che ha fatto anche tanta attività politica da giovane. Rosan Vallon scrive un libro tradotto anche in italiano, si chiama La Controdemocrazia. E che ci dice appunto questo? Un libro fortemente tocquevilliano nell'impianto. La democrazia funziona se funzionano i contrafforti della democrazia, cioè i contrappesi, le controspinte. Ma è evidente che la selezione dei magistrati, la selezione più democratica è quella ateniese, cioè i magistrati vengono selezionati per sorteggio ad Atene e i giudici che condannano, salvo qualche eccezione, i giudici che condannano Socrate con 60 voti di differenza sono tutti sorteggiati, sono tutti pezzi del demo di Atene. Ma rispetto a questa, diciamo, a una funzione giurisdizionale diffusa, affidata a chiunque, Platone risponde: io non voglio che la funzione di castichè sia affidata a un corpo selezionato di magistrati, selezionato per sorteggio, per carità, pochi magistrati, ma selezionati per competenza, selezionati per il concorso di editore giudiziario. Cioè è evidente che il potere giudiziario non è un potere democratico nella sua struttura ontologica, ma è un potere assolutamente funzionale al buon andamento della democrazia, perché appunto consente a un magistrato di salire su una nave e di dire: figlio mio, quello che hai fatto è contra legem. Sarà pure una limitazione della sovranità popolare, ma è una limitazione in nome della legge, in nome di una legge più alta, cioè in nome anche della tutela dei diritti umani di cui che viene recepita pienamente la nostra Costituzione. Altrimenti in nome dell'unzione popolare noi dovremmo dire: benissimo, è stato molto bello l'articolo di Gianrico Carofiglio,
che non a caso viene dalla magistratura, cito articolo molto limpido, molto razionale, perché altrimenti in nome della sovranità popolare noi, e dell'unzione popolare, dovremmo autorizzare qualunque ministro degli interni a cannoneggiare i barconi dei migranti, oppure a chiudere, diceva caro figlio, i manifestanti che non ci piacciono in uno stadio, decidendo come, quando, se farli uscire e se menarli a sangue, come è successo a Roma, non in uno stadio ma in una scuola. Cioè è evidente che quindi il discorso penso che possa funzionare, insomma. Ripeto, guardando alla sua democrazia, Platone è impietoso. La nostra democrazia è una democrazia molto più complessa, perché è più complessa la società e soprattutto le articolazioni sono molto più complesse. Ma appunto Rosanne Vallon dice che una buona magistratura, una magistratura autonoma, quindi l'autonomia della magistratura, l'indipendenza della stampa, che esistano associazioni come Scolè, associazioni come Scolè che ci consentono di ragionare per ore nel caldo di queste cose, sono il fondamento della democrazia, pur non avendo niente a che fare con la sovranità popolare, anzi talora contraddicendola, perché la sovranità popolare ha dato un mandato completamente diverso da quello che pensiamo noi. Il paradosso politico di questo momento storico è il tentativo di delegittimare l'autonomia della magistratura, sostenendo che noi non abbiamo la legittimazione. Perfetto. Del Consiglio. Esattamente questo. Mentre la nostra legittimazione, come dice Ferraioli, ci viene dalla tutela dei diritti fondamentali dalla Costituzione. E cioè proprio dal non avere il consenso. Proprio dal non avere il consenso. Ecco perché io ho tanti amici magistrati, tantissimi, secondo qualcuno anche troppi, e uno dei grandi problemi della magistratura italiana è stato proprio, e parlo soprattutto delle procure, quindi un tema veramente sensibile, è stato quello di eccedere nella captazione del consenso. Questo è un punto fondamentale, eccedere nella captazione, quando poi è evidente nella ricerca del consenso. Questo è un problema di fondo, perché sporcarsi le mani questo ti delegittima, questo è il punto nodale, perché è la contrademocratia, diciamo l'utilità di un'istituzione come di un ordine come quello giudiziario per Rosanne Vallon sta proprio nel suo essere sciolto dall'obbligo di consenso. In italiano, questo libro? Sì, dovrebbe essere stato tradotto da un editore di Enna che si chiama Enna. Sì, però poi lo controlliamo con internet. Sono libri bellissimi. In Francia li pubblicò Gallimard, alcuni, altri Seuil. Lui è scritto e pubblicato. Che anno è? No, sono libri recenti, fine anni 90, anni 2000. Sono libri estremamente interessanti. Quindi funzionano. Servono alla democrazia proprio perché non democratiche certe istituzioni. Quindi è chiaro, noi salviamo la nostra democrazia. Platone piacerebbe di più, perché è piena di contrappesi che non sono democratici. In fondo, a volte quando vengono commissariati, per esempio, i comuni per camorra, vengono sciolti per infiltrazioni mafiose, a volte la mia rabbia nei confronti delle commissioni prefettizie è proprio questa. È proprio questa. Cioè, com'è possibile? Voi siete svincolati dall'obbligo del consenso e non prendete delle decisioni giuste. Questo è il punto. Cioè, non prendete le decisioni opportune, ma non decidete. No, voi non che risolvono. Questo è il problema. Guarda che io ho esperienze dirette. È incredibile. In tantissimi comuni. Eppure non avresti problemi. Loro sì. Non risolvono. Sì. È inquietante tutto.